predefinito. Ah, devo Ragazzi, mettere. aspettate, adesso arriva Marco. Quindi No, come? Che è successo? metto il mio microfono. Sì, esatto. Oh, adesso ci sei, adesso ci sei. Dici? Sì, ti sento, si sente. Mi sento? Mi sentite? Ci sono? Ce la facciamo? Siamo connessi? Bene, adesso puoi tornare su di CS. Ok. Bene, ragazzi. Saluti, saluti, raga. Un saluto a tutti un'altra volta e ovviamente i problemi tecnici fanno parte del gioco, quindi dicevo, se volete sfidarmi sull'ICS io sono Bibusque, oppure se volete sfidare Franco, Franco Di Mare 89. Però mi raccomando, intanto mi vado a recuperare anche un po' la chat che hanno detto, mi hanno offeso, sicuro mi hanno No, offeso. hanno offeso me perché, raga, io sono un po' il villain di questo gruppo. Le persone mi devono odiare per un motivo o per un altro. No, comunque ci diceva Emanuele che voleva utilizzare il mio loop per farci una canzone. Ecco, in quel caso siamo molto contenti. Appena la live tornerà up, ti consigliamo di prendere il campionatore, aprire FL Studio. Non lo so cosa usano i giovani adesso per fare le canzoni. Bene, ragazzi, chi mi sfida? Mi lanciate qualche sfida? Non, mi raccomando, non facciamo sfide di 15 minuti o 30 minuti perché... Ma intanto che si scaldano, io farei partire una. Una partita... Ma così, ma un po' a caso, dai, perché no? Ma sì, perché 3-0, per no? favore, perché Eccolo, è arrivato siamo. subito, è arrivato una... Azzo, Loreg, mi sfida il grande Loreg. Ok. Andiamo. Sì, lo teniamo, Emanuele, non ti preoccupare. Adesso mi gioca la scandinava. Ah, davvero? Che Eh sì. grand'uomo. Le scandinave piacciono. Devo dire Bionde, occhi azzurri, che è scusami. quello che penso pure io, infatti. D3 la giochi tu? Non ti è piaciuta? Ah, io di solito la gioco con D4 perché la trovo più aggressiva. Cioè, almeno con D3 a me piace il fianchetto più che l'alfiere in C4, no? Beh, io preferisco attaccare il punto F7 e poi ecco fare subito questa qui alfiere D2, un po' truccheggiando. Allora, Attenzione. ti capisco, Per soprattutto quando esempio. c'è il cavallo in C6, no? Perché la donna non ha davvero delle case di entrata. Di Esatto. solito si gioca C6 per mettere la donna in C7 appena giochi alfiere D2, o almeno io la gioco così. Sei stato proprio perfetto. Infatti adesso è arrivato il trucco. Adesso c'è un attacco doppio alla donna in A5 e scacco a re, mai per de. Allora, qua dicono che io sembro una persona molto, molto svizzera, un po' ticinese, capito? Sei un ragazzo E quindi svizzero. mi dicono che sembro forse del Lombardo Nord, del Lombardo a Nord. Sembro Lombardo a Nord, ce l'ho cavata a leggere, raga, scusate, ho anche io delle mie difficoltà, perdonatemi. Attenzione Quindi. che... Vai Franco, scusami. No, praticamente pensano che io possa essere di Como, Sondrio, Varese, magari di Busto Arsizio in provincia di VA, dove i WACAMSIS vengono uccisi every day. Però no, non è vero, purtroppo mi dispiace. Ragazzi, Comunque, qua io... abbiamo vinto in pratica, torre pedone in più. No, Praticamente sì, ma vogliamo lanciare questo quiz? Indovina di dov'è Franco? Cioè io lo lancerei. Come no? Ma io sì. non voglio. Poi devo dare la risposta vera, io non voglio dire alle persone di dove sono, scusatemi. Vabbè, ma diciamo che se indovinano, dai la risposta, altrimenti Che no. vuol dire, scusami, ci sono 20 regioni in Italia, ognuno dice 20 regioni ha vinto la vita, Ma scusami. tu sei tutti gli accenti d'Italia, quindi questo problema non ce l'hai. Ma sì, anche un po' esteri alle volte. Niente, qui ragazzi ci siamo pappati una torre e... Ah, vedi, mi vuole dare scacco matto. È giusto. Uno dice, c'ho la torre in più, ma almeno fammi dare matto. Matto a re, ma hai perde pure quello, eh? Ok, io sviluppo il cavallo difendendo F2. Va bene questa, Franco? Io avrei giocato donna F3 in effetti, però va bene. Però me la devi dire prima, così. No, beh, scusami, io stavo cercando di pensare a quale accento fare per confondere la chat. Hai ragione. E pensavo a qualcosa tipo Sassarese. Sassarese, perché parlano tutti così un po'. Questo è un po' più Bari, in realtà. Franco, che Franco è faccio? molto. Allora, qua cosa devi fare? Non lo so, aspetta un attimo. Donna F3 non ti piace? Mi fa cavallo D4, poi mi attacca la donna. Ah, perché adesso ha difeso l'alfiere, scusami, hai ragione. Che fai C3 per evitare cavallo D4? Sei così pavido?
poi in un qualche modo dovremmo anche arroccare nella nostra vita. No, adesso non posso. Oppure giocare F3, tipo. F3. Così apriamo tutto e diamo delle chance al nostro avversario. Sei un ragazzo generoso. Mattia, salutiamo dalla chat, dice che sono molto poco italiano, è vero. Io non sono italiano, sono sardo. Un ragazzo sardo e british. Unica, credo. Bravo. Grazie Franco. Purtroppo il cavallo, bisognava ridarlo. Stai pensando al fiere F4 per perdere la partita? Sì. Ok, molto bene. L'importante è pensarci a perdere la partita ogni tanto. Bisogna pure incoraggiare i ragazzi. Se no, arrocco per perdere la partita. Stavo pensando anche a quello. Vabbè, mangio le donne, ma così siamo... La facciamo semplice qui. E poi possiamo magari provare a giocare questa. Però non mi piace. Beh, chiaramente portare il re al centro serve molto a difendere il nostro pedone debole. Ci fanno i pedoni doppiati, chiaramente con questa qualità in più noi siamo preoccupati della cosa. Ma quel ragazzo sta dando... Ce li sdoppiano subito dopo... Ah no, tu non li vuoi far sdoppiare, chiaramente. Ma in realtà non sta messo bene il ragazzo, quindi sta giocando molto bene. Su C4 ci sono un paio di problemi, ma chi se ne frega, no? La vita è dura. Ogni tanto bisogna ammettere che nella vita il materiale va ridato. Ma se cambia il cavallo dopo non perdi il pezzo in F4? L'ho perso. Vabbè, ho capito quello che perde, però questo è un po' greve, cioè che nel senso, peccato, ho sbagliato, mannaggia. Purtroppo alle volte. Va bene. Il ragazzo gioca bene. Oh, è incredibile. Tra l'altro io ci sarei caduto nel mio tranello, perché chiaramente il pezzo si doveva mangiare di re per forza, non potevi mangiare con la torre. No, ma tra l'altro qui va a finire che vado a perdere la partita. Vabbè, scusami adesso. Però attacchi con torre C1, attacchi comunque il pezzo, quindi non vai a perdere, no? Ma sto rischiando. Perché tu dici potrebbe mangiare in D2 prima, ok? Hai ragione, hai molta ragione tu, infatti vero. Vabbè, andiamo, va. Questo ragazzo sta giocando veramente bene. Allora, a quanto pare non mi senti. Non ti sento? Allora, c'è Alex che adesso mi ha scritto: state a fan macello. Alex, pure tu ci devi dare la mano. Faccia che ride, credo che sia una parte molto importante della nostra di questa conversazione. Io non ci sto a capire più niente, tra chiacchiere e dici. Ci sto a capire un cazzo. Allora, Marco, non ti senti. Marco, non ti senti. Cosa vuol dire Marco? Marco, ti senti o non ti senti? Io mi sento, ma prima mi sentivo, perché adesso non mi sento? Non lo so, però Alex ci dice che... Ah no, questo ce l'ha detto prima. Ah, invitatemi in chiamata, ci ha chiesto. Scusatemi, raga, io purtroppo con le chat sto messo un po' male. Il mio avversario mi offre patta intanto. Come faccio a invitare qualcuno in chiamata? Ragazzi, Skype è un mezzo arcaico che io non ho mai usato nella mia vita. Ah, più, incredibile, Alex Melchior, che si è liberato, aggiungi. Azzi? Ci stai? Allo? Però scusami, Alex... Con questa qualità me lo Hello? Stai dicendo? Do you hear us? Tra l'altro, chat, mi confermate che esistete ancora, però, perché insomma... Aspetta che finisco di perdere sta partita. Però sto ragazzo che la vuole da matto. E prendi matto, mangia sto cavallo e basta. Prendo matto? Scelta tua. No, perché non hai preso matto? Matto non lo prendo. Massimo perdo, ma matto no. Va bene. Però è incredibile, che sta... Ma perché H3? E che devo fare? Se mangiava era finita, tipo H2 e si ammucchia. Vabbè, è poco tempo. Mangia tutto. Non potevi mangiare? Ah no, potevo.
Vabbè, corri Forrest, corri, 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 più veloce, più veloce, più veloce. No, Non pensare, non ma c'è l'incremento, quindi... No, come? Sì. Ma questo ragazzo è veramente... No, non hai mangiato un alfiere, perché? No, non lo so, ma in realtà non ci si capisce niente, quindi non, io non ci sto capendo niente. Mangia tutto, mangia tutto, mangia tutto, mangia l'alfiere, mangia l'alfiere. Ok, storre per due pezzi si può ancora fare, dai. Muovi, 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 veloce, 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 veloce. Ma Alex, esisti nella tua vita? Perché si sente rimbombare? Ma non si sente niente. Franco, tu intrattieni, eh? Ragazzi, cosa pensate di questa partita? Ditecelo in chat, visto che... Accettiamo patta di reg, perché non ci sto capendo niente se siamo... se sto chiamata o no. Ma io mi sento o no? Sì, ti senti, ti senti. Perché ho accettato patta, allora? Perché purtroppo la vita... Oh, comunque l'Oreg, mastro delle patte, patta con tutti. Se lo merita. E non lo so, a un certo punto hai avuto problemi tecnici, io ti ho messo dell'ansia e hai perso sì, tutto il vantaggio. Non ho capito quello che è successo. Ok, ok. Comunque, Alex, tu esisti ancora in questa chiamata? No, non esiste più il socio. Rinvitiamolo. Non solo, vorrei capire se io mi sento o no. Intanto sto giocando con... Ma tu ti senti, ti senti, ti senti. Eccolo. Oh, esisti tu adesso? No, ma sono uscito perché quando partecipo in chiamata sento rimbombare tutto. Ma ci sono problemi tecnici? Quindi vuoi uscire? Alex. Ok, è uscito secondo me. No, non è uscito. Si è mutato? Non è chiaro. Non è chiaro, va bene. Franco, noi continuiamo. Io sto giocando contro Dante. Hai giocato tra l'altro una bellissima partita. Sì, questa è tematica per me. No, proprio... sì, sì. In realtà ho iniziato malissimo oggi, ragazzi. Non so, a un certo punto hai ucciso una scandinava e poi è arrivata l'ansia. L'ansia incredibile. Sì, no, ma direi dovevi mangiarlo sto cavallo, dai. È stata un'ansia da diretta, la famosa ansia da diretta. Ma questi quattro pedoni al centro così forti, scusa? Mi sento al sicuro con i quattro pedoni al centro. Ok, allora intanto l'Oreg ci dice che gli manca da pattare solo con me. Tra l'altro sono la persona con cui è più facile pattare. Ragazzi, sento tutto che rimbomba, esco dalla chiamata perché sento un macello. Va bene, ciao caro. Alex ci saluta. Vedi? Quindi sono rimasto da solo. No, ci sei, ci sei. No, meno male. Franco, non mi abbandonare. Ma chiaro, mica ti posso abbandonare nella vita. È Alex che secondo me sente le voci. Sente le voci. E sente chiaramente le voci. Dato questa mossa da mezz'ora che non ho fatto. Sì, Lore, che tu sei una persona molto ansiosa, ansiogena, non lo so. Beh, come si dice? Hai preso materiale, eh? Fruttissimo. No, grande Lore che mi ha proposto patta tipo 15 volte, cioè a un certo punto non dovevo sì, dare. Sì, ma no, il fatto è che cioè, non è che tu, queste cose qua con la patta sono un po' noiose, diciamoci la verità. È come quando tu stai con la tipa, ti accolli così tanto che a un certo punto te la dà per disperazione, cioè esatto. Proprio il male, nel senso, per favore, sii una persona decente la prossima volta. Va bene, va bene. Oh, abbiamo preso del materiale ancora? Ah, non è vero, non è vero. No, è tutta scena. Però invece sì. Mi mangio un pedone. Si è fidato di me, ragazzo, si è fidato. Sì, sì. No, comunque sta giocando bene il ragazzo qui, Fatto qui sta giocando come può. Scacqua re, mai per te. Ok. Purtroppo far scomparire il cavallo prima non avrebbe portato a nulla di buono, in quanto avrebbe potuto riprendere di pedone. Dantes anche l'altra volta ci è venuto a sfidare, tra l'altro, quindi... Dantes che... ma sei sicuro che sia quello? Ed Dantes? No, forse l'altro. È sempre l'altro, non è mai quello. Non è mai quello. Qui c'è un tematico tatticismo. Sacrificio pseudo. Elimino la difesa del cavallo, che è una torre sospesa in E1, e poi con la donna mangio la torre. Esatto. Infatti, e abbandona. Il mio avversario abbandona. Vediamo che c'è sempre l'Oreg che vuole sfidarmi a tutti i costi.
Ok, ma Loreg, comunque ci sono anch'io nella vita, scusami. Sfidate anche Franco, ragazzi. Sfigate anche Franco. Sfigate anche Franco. Che dio. Tanto Loreg che si fa i complimenti. Ok, gli scriviamo il link, il nick in chat, perché purtroppo non mi conosce, ci può stare. Ok, non metto tutte le maiuscole perché tanto no, mi trova lo stesso. Esatto. Stiamo aspettando la famosa sfida tra Reg e Franco adesso. Bravo Federico, che tu mi conosci. Ok, quanto mi ha sfidato? 3-0, ci piace 3-0? Vai, sì, vai, che ci piace. No. Mi stai guardando? Sto arrivando. Ok, allora giocheremo, cosa giocheremo? Stonewall come sempre, per dare una possibilità di perdere a me stesso. Mamma mia. Gioca F4 che facciamo Stonewall entrare, ecco, bravo. No, Reg si è appena entrato nella partita più chiusa del secolo e Franco è felice. No, ma è Mattia questo. Mattia. Infatti, sono arrivato pure io adesso. Ah, questo arrivato, è Mattia, sì. Non è Reg. Vabbè. Ecco, lo socio. Ciao. Come si sente? Bene, no, c'era un problema mio. Sono riuscito a risolvere, sembra. Buonasera a tutti, ragazzi, nella chat. Alex ha un po' di problemi in effetti nella sua vita. Ho sempre avuto un sacco di problemi e sono sempre stato bravissimo a risolverli. Bravo. Al contrario di Franco, che sembrerebbe prendere due pezzi per la torre. Esatto. Al momento sì. Vabbè, diciamo che la bontà del tuo avversario. Ma Franco, adesso chiudiamo tutto. Chiudiamo, guarda, tutto. Guarda, adesso che... guarda sto alfiere delle case chiari quanto è forte. Ma veramente te, i castelli, le mura del castello medievale ti facevano una pippa, cioè proprio... Ma, incredibile, non solo quelli mi facevano le pippe, purtroppo. sì, Franco ormai ce l'ha come il manubrio della bicicletta ormai. Ah, gli do l'alfiere, perché alla fine la coppia degli alfieri in questa posizione così chiusa mi piace. Mangia questo cavallo, Franco. Gli do il cavallo, io voglio tenermi l'alfiere brutto. E non mi sto bullando contro il mio avversario, non sto facendo delle mosse scarse apposta. Pensato, questo, Franco. Sono scarso io e basta, chiaramente. Allora, adesso se il mio avversario non vince questa posizione, è veramente uno, dai. Ma Franco, che cattiveria, ragazzi. No, ma in realtà sto cercando di fare trash talking tramite una live, che non è così facile. C5 non l'hai vista o non l'hai voluta giocare? Cavallo G6, cavallo G3. G3. Cavallo G3, dici? Il duplo? No, dice alfiere B5, avevo detto io. Pure alfiere B5. Interessante alfiere B5. Ma questo uomo vuole perdere per forza. Io non volevo in realtà vincere questa partita. Eccolo. Io lo do sto scacco. Non lo so, mi sento un po' male nel darlo. In che senso? Perché purtroppo quando dai le cose non è bello quando... Alfiere A4 qua, colpo di classe, Ah, con l'idea poi di fare alfiere per G3, bella. Con l'idea di fare alfiere per G3. C'è anche cavallo per G3 poi. Ma la torre in presa. Sì, c'è stato un sacco di cose simpatiche, pure sì. Una torre F1 presa. Vai Franco, non esimerti. Ma che niente, no, punisci, ragazzi, vai, poi mi dico, punisci. Poi mi dicono che vinco solo perché voi suggerite, no, adesso io trovo una mossa bella. Vai Punite. Franco, facci sognare. Ah, vi farò sognare. Aprirò cose adesso. Aprirò attività economiche. Sì. Adesso, tra l'altro, molto probabilmente perderò dei pezzi in questa mia idea. No, non penso. Molto Beh, un paio sì, dai. Un paio di pezzi io vorrei regalarmi. Dunque, un applauso a Franco che ha rifiutato il consiglio di Affiera 4 per giocare secondo le proprie idee. No, è che volevo evitare di fare queste questi tatticismi, questi mezzucci. Praticamente io e Alex giochiamo con mezzucci, Sì. Esatto. Adesso devo scegliere una casa più bella di quella che ho visto. Allora, donna F3, ragazzi. Impresa. Esatto. Dite che non è divertente quando uno dice le mosse sbagliate apposta? Dovrei tipo crescere nella mia vita? Sì. Cazzo, no. Raga, cazzo. No. Io sono un po' un Peter Pan. No, vabbè, comunque, raga, io non voglio pattare nella mia vita. Questa torre non è impresa, vero? Non è impresa.
Non è impresa. Sembrerebbe di sì. Troppo. No, ma è un sacrificio. Raga, era un chiaramente sacrificio. Non impresa quella torre. Non so chi l'ha vista impresa, ma era non impresa. Allora, B4 e poi matto. Ci può stare, eh? Non penso. Sì. Penso con F1 a un certo punto. Ma il fatto è che se lui entra in E6, ad esempio, no? Lui non ha davvero la patta. No, lui c'ha il 7 in faccia. Quindi io non farò niente. Non farò niente e vincerò questa partita. Ma non so se hai tempo di giocare a sta cosa, però. Eh? Attenzione, attenzione. Mi sono fatto infinocchiare. Comunque, ragazzi... No, ma c'era la donna in presa. No, ora... Io non la mangio. Al fiere per sette. No. Troppo facile così, troppo facile. La torre gliela lascio in presa. Non c'ho tempo. Sto iniziando a tifare per Mattia, io lo dico perché... Per forza. Lasciamo la chat. E ti ha mangiato il famoso pedone B4, moralmente hai perso la partita. Vabbè, dai, allora raga, mi abbandono. No. Adesso purtroppo non posso esimermi. No, adesso sei obbligato. Se no, mi sarei esento. Esento. Aia. E l'esento. Ok, c'ho altre sfide, raga, posso continuare io? Vai, Franco, tutto tuo. Allora, c'ho l'Oreg 3 più 2. Vai, l'Oreg, vai. Sfida. Sono sempre nero, raga, sono nerissimo. Intanto voi cagatela la chat se... Ma certo, infatti stavo leggendo un commento che diceva... Alex, come diceva mia nonna, meglio essere in ritardo che avere un ritardo. Tu fortunatamente hai solo mezz'ora di ritardo. Ma in realtà io non dovevo proprio esserci oggi. E poi a un certo punto, niente, mi sono deciso quasi. Pensate che Alex ha mezz'ora di ritardo e io ne ho 28 anni, cioè è incredibile. Franco, non dare informazioni perché poi la gente ti viene a trovare. Ragazzi, questa era una citazione di Blue Virus. Il tuo treno ha 3 ore di ritardo, io ne ho 28 anni. Queste sono quelle canzoni che bisogna conoscere però nella vita. Sei un ragazzo cheat comunque. Esatto, molto zitto. Ma diciamoci cheat. Il vero, raga. Quanto è bello l'album di Jack the Smoker, cioè è proprio l'album che serviva al rap italiano, secondo me. Non è proprio il genere di Marco. Sono proprio impressionato da tutto questo e io tra l'altro commento la partita corto. Di scacchi. Ha arrivato corto il nostro avversario. Ma questo pedone non è impresa. Questo pedone chiaramente non è impresa. Perché lui dice che poi mi gioca F4, ma io non ci credo. Se non ci credi, magna. Raga, io non ci credo. Non credendoci nella mia vita, piuttosto prendo matto, però rimango delle mie idee che non ci credo. Come diceva un mio maestro, quando c'è un sacrificio, se non vedi la confutazione, magna. Come diceva la Grecia. Magna. Oh, questa era la confutazione, raga. Quindi cavallo di 7 arrocco lungo? No, però proprio mi prendo matto. Perché mi prendi matto? Scusa, con cosa? Eh? Alfiere F4. Alfiere F4? Alfiere F4. Cavallo di 7, alfiere F4, non posso mica arroccare lungo. Ma perché devi arroccare lungo? Perché mi piaceva arroccare nella vita. Io devo giocare donna di 8. Forse il male minore. Ma se mangiassimo in C2, raga, com'è? Ma perché? Ma se fai cavallo a 6 e schianti in faccia la torre in D8, che succede? Anche. Sì, tra l'altro posso anche giocare donna C7 nel caso in cui non giochi il fiere F4. Sì, no? Ma Marco sarebbe fiero del mio gambetto, dice Lorek. Tra l'altro giochiamo 3 più 2. Raga, ma se io ad esempio giocassi re... No, non posso muovere il re, che palle. Non puoi muovere re. No. Sai cosa? Io ho il pedone in più, cambio tutto. Mamma sono triste. Mia, che squallido. Cosa devo fare, frate, nella mia vita? Io non posso ascoltare le mosse vostre, altrimenti mi dicono che non so giocare. Ma che poi è vero che so giocare. Ma ti giocherà donna 3 comunque, non te la cambio la donna. Oh, bravo, donna i 7. Vedi, lo sai, caccia al cambio delle donne, film. Raga. Oh, donna B4, non lo so, qualcosa del genere. Donna B6. Ma tanto lui vuole pareggiare, quindi basta che... Ma che pareggiare? C'ho il pedone in più, raga. No, lui io vuole... ho già vinto la partita. Lui vuole pareggiare. Ah, lui. Lui vuol dire Lore. Povero Loreg, che nella vita lui solo... Brividi. Attenzione, la butta in caciara, è lui. Questo è un tatticismo, raga. È un mito. Grande. Questa è interessante, però, eh.
Sono due davvero... Computer. Non sono davvero due pezzi per la torre, no? Perché presa, mangia la donna, mangia il re, mangia in lì, e io non riesco a riprendere il pezzo. Attenzione a cavallo a 6 che avevo suggerito, eh? So. Quindi si è ripreso il materiale, mi state dicendo, no? Perché mi rifaccio su C2. T'ho appena detto cavallo a 6. Perché cavallo 6? Che fa cavallo 6? Protegge qualcosa? Sì, protegge C7. Funziona perché c'è alfiere per C6 adesso. Allora, io però non voglio ascoltare Alex nella mia vita. Io farò le mie mosse. Bravo, così si fa. E tu sì che sei un uomo. No, mia sorella. Eccolo. Porca miseria. The Pawn Grabber. Ah, io devo rimanere colpevole di più, ragazzi. Sì, proprio il pane, Franco. Eh? Tu per i gambettari sei proprio il pane. Te mangi tu. Cosa stai dicendo? Io mangio tutto. Mangi tutto? Mangi tutto, tipo Geodude dei Pokémon. Inutile, mossa inutilissima. Raga, cos'è successo nella mia partita? Attenzione che stai... Si è rovinato. Uscita Geodude dei Pokémon. La camisa gialla, si è rovinato. Questo non è ancora in presa, potrebbe diventarlo, ragazzi. Chi bello. E se cambia sei tipo il padre eterno qua, no? Sono già morto. Non lo so, vedo cose brutte là io. No. Robe che entrano da qualche parte. Io penso che... Oh sì, è vero. Non è così simpatico. No. Allora, io ho visto torre C7, cavallo D7, cavallo C5... Oddio, questa non l'avevo vista. Dolore, immenso dolore. Beh, tutto forzato, no? Re, perdi la torre. E tu penso che riesci a mangiarti forse niente. Perdi un sacco di materiale qua, ragazzo. Uno della vita deve accettare. Diciamo che questo Loreg vale molto di più del suo elo, eh. Va bene, va bene. Ci si pensa. Andremo sul tempo. No, ha fatto 3 più 2, allora vince. Sì. Torre per H8, alfiere C6, penso. Magari mangia in biotto, raga. No, fa... Torre C6... No, vabbè. No, occhio. No, non è vero. C'è qualcosa... Prende tempo. No. Cosa succede? Matto, raga, incredibile. Chi l'ha visto? Sì. Porca miseria. No, non la vede? Non l'ha vista? No. Se ha giocato così, l'ha vista. Boom. Che dolore, raga, che dolore. Ragazzi, sì. Beh, ha giocato bene, ottima partita, bravo Lore. Ci può stare. Ci avete delle sfide voi? Perché io ho ancora Ed Dantes. No, vai. Io c'avevo Mattia, ma Mattia non ce l'ho più sfida. Intanto vogliamo andare in chat? No, però io devo stare sempre a vedere la partita. 2-1 tra l'altro. 2-1, bello violento. Dovevo tradare in realtà, Sì, stavo per dirtelo, però tu c'hai le tue teorie sull'apertura della colonna H che non condivido, però. A me piace sempre aprire la H, cioè. H è e proprio... poi non attaccare, e poi non attaccare. Ma come non attaccare, che io sono un... Cambiare sulla colonna H per poi tenersi il pedone in più e non giocare per l'iniziativa. Sei un giocatore vergognoso, Franco, quando fai così. Intanto in chat che si dice... Ma non è verde. Allora, io non la apro H a sto punto, scusatemi. Perché devo aprire la H. Franco va contro il sistema, ragazzi. Sono un po' così. Sì. Se io cambio i pedoni mi si apre A, però. Sì. Contentissimi. Ma dovevi forzarlo con C4. Sì, forse. È tematica. C4 cambi. Beh, perché C4 cambi e vai a fare B4, no? Esatto. Va bene, scusami. Beh, una volta che mi fa troppo... Ci dovrebbe studiare di più, signor Franco, prima di fare video per la pubblica da 0 a 1600. Tra l'altro, Carola, lei non so se lo sa, però io c'è un video che non è mai uscito sul nostro canale e trattava proprio di questo piano qui. Ah sì? E usciamolo. No, non è mai vero. Io, ragazzi, il primo video che ho fatto per il vostro canale, che l'ho messo sul gruppo, ve l'ho mandato, voi l'avete guardato e poi non l'abbiamo pubblicato per chiari motivi. Aveva proprio il piano dei pedoni doppiati che sono forti. Usciamolo. Ma no, perché dobbiamo uscirlo. No, mi pare che, vabbè, c'erano dei problemi tecnici, perciò non l'abbiamo fatto uscire, però il contenuto era buono. Cioè, vabbè, poi ci sarà tempo. Diciamo, adesso Franco, che è nettamente migliorato nell'esposizione, ha voglia fa.
Ho rivisto i miei vecchi video, raga, faccio schifo. Ma non è vero. Perché sto facendo questa cosa? Non è vero, è solamente hai preso più fiducia in te stesso. La partita che era? La partita di Capablanca? Del Capa. La mia partita? O era la tua partita? Ho preso una partita con un London bellissimo, London speculare. Questo London è proprio... c'è per sé. Londonai. Io sto sacrificando, raga. Ma perché? Abbiamo notato. Sei... Perché sto sacrificando, raga, la mia vita. Stai pure subendo, non solo. Adesso io sto con calma. Ho pensato che portare tutti i miei pezzi sul lato di donna per poi iniziare a essere punzecchiato sul lato di re potrebbe essere una roba brutta. No, raga, oggi non so proprio giocare. Io so circa 30 anni che c'ho questo problema. Io sacrifico, raga, mi sono rotto il cazzo. Questi sono piani seri. Sacrificare, questo è dare un pezzo e basta. È un piano serio questo. Un piano forte. Hai visto? È un piano forte perché suoni bene. Purtroppo questa roba. Occhio! Occhio! Attenzione! Occhio! Occhio! Oh shit, this is painful. Occhio! Ma c'è sta torre 3, se fa torre 1, cavallo B4, cavallo B3, attenzione! L'ho vista, raga, stavo solo contando. Per favore, mi fate contare prima di dire le mosse? No, non puoi contare, non hai tempo. Ragazzi, contiamo. Io c'ho un sacco di secondi nella mia vita. Poi torre 3, torre 1, cavallo A5. Ma come cavallo A5, cazzo? Dove mettere sto cavallo? Scusa, cavallo B4, non minacci cavallo C e anche cavallo C2. Però è impresa. Ma lo mangia. Ah, B4 sta impresa. Aspetta un attimo, Boni. Boni, se mi consigli male, allora Boni. Boni, cavallo A5, quindi. Che cosa c'è? Tutto, entra in B3, fa cose. Ha senso. Fa cose. Alex sta cercando di dirmi le linee sbagliate, lo fa sempre, però io di solito gli do ragione. Cioè le faccio le mosse sbagliate che dice. È solo per ricambiare quello che fai tu quando gioco io. No, cosa fa? Comunque tu gioca per il tempo. È impazzito il nostro avversario. No, torri A7. No, chi ha 7? Chi ha 7? Ma che cosa stai dicendo? Io sono già entrato, credo. Sì, ma non ancora. Franco, il tempo va, Franco, c'hai 4 secondi di vantaggio, sbrigati. Muori. Va bene. Porca miseria. La peggio? No, vedi che c'ha un piano. Guardalo com'è. Guardalo. Guarda come sono già andato. Vai, Franco, attenzione. Incredibile, come inchioda, come muove queste torri dalla seconda alla terza. Eccolo, attenzione. La doppia, no, la C3, come va? Guardatelo, no, colpo di scena, da tutti i pezzi, incredibile. Cambia tutti. No, ma c'è il più uno, raga, oddio. Pure per lui, però. Che è successo? Un colpo clamoroso. No, clamoroso. Vai, Franco, non mollare, Franco. C'è lo stallo, Franco. No, canaglia, ci ha provato, Stai fermo, Franco. Io ci credevo, raga. Vabbè, credevo. Ancora non è matto, vai. Come? Come non è matto? No. In che senso? Ancora non è matto. In che senso? Matti in una... Adesso. Ok, no, ho dato rivinci, scusate, raga. No, basta. C'ho due sfide. Stanno sfidando anche io, Marco. Sì, io c'avevo Mattia, solo che Mattia ha ritirato la sfida. Se non ne hai, io ne ho un sacco. E vai, e Franco ormai qua t'hanno preso dei mira. Va bene. Quindi vai. Oggi gioco male. F4. Perché è troppo spavaldo quando commenta, sì, pertanto sì. Lo vogliono legnare. Esatto, un gambetto di re. Ma che cazzo, successo? Franco, benvenuto nel canale, Franco. Grande. E vi dirà di più. No, aspetta, però non fa fine per F7. Ok. Franco che gioca a gambetto 3 è la cosa più sconvolgente degli ultimi mesi. Sì. No, scusatemi, quale gambetto di re? Uno qualsiasi. No, che mossa c'era? No, beh, scusi, c'ho il fiere G3. No, non arriva la donna. Super F, veramente, erano anni, Cosa? Che non vedevo G per F3. Perché tu sei una persona arcaica. Arcaica?
Ah, ragazzi, questa, quando questa non hai l'accesso, questo è bello, questo è il genio, vedi? Bene, Franco, adesso che fai? ragazzi, fa schifo. Perché, raga, non si può giocare qua. Non si può giocare gambetto di re. È Oh. illegale giocare gambetto Guarda di che centro che La casa di 5 ormai è tua. re. Allora, io vorrei mettere la donna in F2. Oppure in G2. Più bello. Forse un G2 mi sembra più interessante. Ma qua Oddio, vedi com'è semplice il gambetto di questo. Oddio, raga, oddio. Prendi Questa mi sembra No. doverosa, ragazzi. Oddio. Arriva e hai fatto H4. Palla, palla, palla. Boom. Oddio. Attenzione, cavallo H7 che para tutto, Cavallo H7, la mia donna dove deve andare dopo? eh. E niente, rimane là. Va bene. Ok. Arrocco. Bomba. Franco sta sacrificando tutto. Beh, io di solito sacrifico comunque tutto nella mia vita, non è che gioco London e basta. Gioco London aggressivo, però qua abbiamo dei problemi. Sì. Just questa che difende tutto, attacca due 3, 6, volte, due coppie. 7, 3. Cioè io un pezzo per due pedoni, eh. Occhio. Ma penso. Tanto Beh, alfiere F7, alfiere G6, attiva. ricordiamoci Non che è il tuo avversario del 2006 è dal 1500 col punto interrogativo, quindi ha un elo falso, Va bene, del 2006 comunque, ragazzi. Beh, a 6 è veramente una brutta annata. Tanto c'hai tutti i pezzi scoordinati. Ma perché sto giocando queste cose? Raga, mi fate giocare London, per favore, la prossima volta. C'è sì. donna G6, c'avevo donna G6, forse. C'è la Donna donna G6. G6 alfiere per F7. Donna G6, oh, sì, Sì, ce l'hai ancora. purtroppo sì. Posso anche mangiare con la donna. Cambio tutto, perdo finale. Sì, un'idea interessante. Minacci donna G8 matto, come lo para? Cavallo Cavallo F6. F6, c'è Marco donna H6 un'altra H6. volta. H6 No, H6. Ah sì, H6 non vale. H6 non vale, raga. non vale, hai ragione, sì. H6 Ragazzi, io non vale, purtroppo l'ho devo preso. ricordare alle persone. No, perché? C'ha ragione. E c'ha ragione pure lui. Ragazzi, non mi piace questa cosa, però. Ma che Vabbè, ti ha fatto? io regalo del materiale, posso? Donna E6. Cavallo G5, c'è cioè un'altra volta donna H6, no? No, cavallo G5 non credo che possa farla. No. Sì. Perciò per donna H6. No, cavallo G5 Ma penso di Franco, mangiare un pallo, eh sì. come la butta in Ah caciara, no, non è vero, Franco? non è vero, non è vero. Oh gosh. Questo ragazzo invece è un cambierello vivente. Ma io non posso cambiare. E non cambiare. No, però diciamo che alle Donna brutte sì, perché comunque i cavalli non è che B3. giocano una bomba contro questi pedoni, eh. Vabbè, comunque, donna in B3. Donna B3. Non ne hai Non altre. c'ho scacchi. Beh, volendo c'è donna C4 per fargli giocare B5. Ti avvantaggia la cosa? No. Però io ho regalato un pedone in C3, quindi F3 Infatti. questa roba mi fa male. Non lo vuole. Potrebbe Ma se essere non pure lo vuole ricorsa io al mi H5. salvo Se non lo il filo. vuole, tu non glielo dà. Esatto. Oh, non lo vuole, io comunque aiuta. Oh, Tu ci hai le provato. donne non devono scomparire da questa partita. Oddio. Perdere la Brother, donna. io rinnovo. Rinnovi? La patente. Rinnovo la patente, sì. Ma pure lui, Rinnova ragazzi. pure lui, Ah, ci beh, sta, beh, eh? qui innanzitutto c'è uno scaccarino. Scaccarino. Uno Uno scacco. scaccarino. È carino un po'. Certo. È carino perché guadagna tempo. Esatto. Ma. No, Frate, che Franco, devo fare nella caccia. mia vita? No, niente, va bene, caccia ai Ah, io quelli devo mangiare, c'è un pezzo in meno. Ok, boss. Come no? Chiudiamo tutto? sicuro? Io aprirei. Ma io avrei fatto una mossa tipo F4. Sì. Non era impresa. F4. Che non era impresa F4. No. No, c'era il Cavallo cavallo. E7 casca, no? Allora F4. Oh. Vabbè, Io giù non posso. mangi. Poi mangio anche su, Comunque, se devo riesco. dire, questo Franco mi sta stupendo. Sta giocando in maniera molto Questo coraggiosa. Franco è stupendo, vorrei dire. Esatto. Che è successo?
No, adesso no, non va bene. Prima al fila H5 dovevi giocare. Vabbè, ah, non lo sta, meno male. Colpo di scena. Oh! Oh! Faccio con il fila H5. Oh! È lui, eh! Ah, matto? Ah, do matto, in effetti. Tu è matto. Non è matto? Boh! Boh! Non è matto? Attenzione. Perché non è matto, raga? Chi l'ha deciso? Che ne so. Allora, scacco. Incredibile. Comunque... di difese veramente clamorose. Oh, mi sono arrivato. Oh, Francesco Sal mi sta sfidando, eh. Francesco Sal? Mm-hmm. Parente di Luis? No, raga, io spingo. E spingi, se vuoi spingi, spingi. Spingo tutto in bocca. Sì, mi sembra un'idea interessante. Se io spingo tutto in bocca, lui mi mangia 5. Comunque, io do scacco. Siamo attenti. Lui torna su. Io do scacco. Non può torna lì. Come non può mangiare nel 5, scusami? Non c'è lo scacco intermedio tu? Prima di spingere. No, c'ho poco tempo. Comunque, Franco, occhio a dire spingo tutto in bocca, eh? Che? No. Ah, perché tu stai pensando questo, che tu sei una persona chiaramente meschina, con un sacco di problemi a livello sessuale, questi doppi sessi. Adesso, ma io c'ho un pedone in presa, raga? Questa è azienda, questo pedone? Ma tu stai dando matto, che te frega del pedone qua? Ma scusa, come lo do matto, ragazzi? Vai, no, a donna, vai. Vado a donna, matto. Vado a donna, mi piace già di più. Come... io vedo un pezzo. Mettiglielo! Inserisco... lo mangio il cavallo. Mettiglielo! Io glielo metto, poi lo mangio il cavallo? Non lo mangio. Non lo so, ma. Però spingo, ragazzi. Spingo. Esatto. Spingi in bocca. Che è importante pure, no? Ti fanno invidia le mani che stringo. Però... attenzione, dov'è il cavallo? Torna a casa, Alessio. Torna a casa, Alessi. Non lo lessi quel libro. E io cambio, no? No, perché? Ma perché devi cambiare le cose? Cambia e poi spingo F7, poi come faceva? Ma io lo spingo lo stesso F7, perché devo cambiare i pezzi. A lui dici, mi sa che... gioca quella e ti attacchi alla minchia, no? Però ci sono tante minacce, eh? Non c'è queste cose. Eccolo là, meno male, è andata bene così. Ma spingo? Perché non l'hai spinto? Perché mangio un pezzo? Non lo so. Se mangiavi in F7... 10 secondi, raga, 10 secondi. Non rompete le scatole. Sì, in realtà c'era sto pezzo in presa, però... e l'avevo anche vista, però a un certo punto ho panicato. Guarda che pressione che mette Franco. Però... porca miseria. Oh, ma questi due pedoni sesta, ragazzi, sono troppo forti. Franco, hai fatto una partita che... da oggi tu giocherai sempre il gambetto 3, ovviamente. Con alfiere C4, tra l'altro, un po' alla Fischer. Va bene. Giocherai il gambetto di Londra. No, ho perso la partita. No, ti è andata bene che la donna... Oh! Oh! Ci ha creduto il nostro avversario, ci ha creduto. È mattino, raga, mattino. Mattino. L'avevi visto gramatto? Io non l'avevo visto gramatto. Allora, c'ho altre sfide. Vado io. C'ho Franco Salla che mi sta sfidando. Intanto, ragazzi, in chat non so se qualcuno può seguire la chat, perché effettivamente io devo sempre stare. Sì, sono. Qui Francesco non muove, però. Eccolo. Che giochiamo, ragazzi? Boh, C6. Madonna. Vabbè. Ma perché voi pensate che tutto... ah, gioca F6, se vuoi essere una brava persona, gioca F6, non lo so. E poi, Franco? G6? Poi no, F6, C6... e donna H5, donna H5, donna F7, re di... No. Bond Claudalo. No. Ah, la caro Pirk, questa qua, che cos'è? Non lo so, mi hanno detto la prima mossa. Spingi dei pedoni, non lo so, fai qualcosa, spingo, però gioca. Spingo, eh? Guarda, spingo tutti i pedoni solo perché lo dici tu. Ti stanno sfidando me solo perché sono scarso, bastardi. Sfidate Franco, mi raccomando. Tra l'altro tutti amichevoli tranne Dantares, che almeno lui mi vuole succhiare il rating e fa bene. C'ha ragione. Cioè. Ha molta ragione. C'è anche Fallen 9. Tanto chat, raga, ditemi come state nella vostra vita, che cosa è successo di bello, perché io odio un po' la mia esistenza. Questo parte l'angolo psicologico di Franco. Oh, quanto sarà forte il nostro alfiere delle case chiare. Fortissimo. Beh, si cambierà, quindi. Sì. Cambierà.
In realtà odio molto quando le persone mi chiedono come sto. Come stai, Franco? Mentre guardo una live, perché io non c'ho voglia di dirti come sto. Ma che cazzo è la tua vita? Ma per favore. Come stai? Ma soprattutto di dove sei? Di dove sei? Quanti anni hai? Cioè, si può a 45 anni ancora fare i video su internet? Cioè, nel senso. Quando arrivo a 45 anni te lo chiedo. Lo faccio sapere. Esatto. Niente, una partita che ricorda molto il London. Una francese. Ricorda il London? Che London giochi tu di solito? A me ricorda perché... una francese. Perché in effetti c'è un triangolo pedonale, però non è dall'orientazione giusta, forse. Ok, a me mi ha sfidato l'Oreg, però oggi giocate voi, penso, no? Io oggi gioco solamente a League of Legends. Ma socio, se vuoi giocare, gioca, mica... Ma io forse una partitella me la sparo, dai. Ma sì, che tanto. Anche se ultimamente sto giocando parecchio male, sto studiando molto ed è un classico. Sì, confermo. Che quando studi molto giochi abbastanza male. È vero. E chissà perché, soprattutto a cadenze molto rapide. Perché manca l'allenamento, mi capita anche a me, questo periodo sto giocando male anche a cadenza rapida io. E sto studiando di più. Io ho perso un centinaio di punti sull'ICS Blitz e Bullet. Sì, sì. Ah davvero? Sì, c'ho sì, più rating di Bullet io di te? Ma può darsi che anche di potrebbe essere. Non lo so. C'ho 1900 e qualche cosa e 2050 più o meno Blitz. No, aspetta, 1934 potrei avere lo stesso rating, forse un rating in più. Andiamo sul mio profilo? No, ho lo stesso rating tuo, zio. Ma giuro. Che succede, Franco? Quando devi studi, eccetera, fai, che ne so, prendi la scacchiera fisica, no? Ti metti là con una posizione, la analizzi, cerchi i piani, eccetera. Diciamo che il cervello lavora a una velocità abbastanza differente. Quando ti trovi sulla scacchiera a giocare a un minuto, due minuti, dici, ma che è sta roba? E non te trovi, è un po' un gioco diverso. Ma tu conti quando giochi online? Io quando gioco online non davvero, nel senso, apro H, faccio le mie cose. No, beh, però diciamo quando tu stai studiando e vedi certe cose, poi in un modo o in un altro, anche se non vuoi, cerchi di farle sulla scacchiera. Il problema è che il tempo a disposizione non è lo stesso di quello di un torneo a tempo lungo o dell'analisi casalinga, e quindi rosichi perché dici che cazzo ho giocato bene, l'ho stroppiato, cioè in apertura l'ho distrutto il mio avversario, no, e no, poi no, però ho dillo perso bene. Per un truccaccio. Dillo bene, l'ho stroppiato, lo devi dire a tutti. L'ho stroppiato, cioè capito? Ho strumato? Strumato, serenato. Si chiama struppiare. Ma quindi voi mi state dicendo che abbiamo preso un pedone così? No, ma è stato intelligente, perché io avevo un attacco su D4 molto forte. Lui ha sacrificato il pedone in A5 per non farmi mangiare in D4. Ma poi lui, cioè, tu torni col cavallo in C6 e l'attacco rimane. Cioè. Ovviamente, anzi, forse riesco pure a fare qualcosa di meglio. Vediamo. Solo che non credo che ci sia del controgioco, cioè hai aperto A, ma A non ti serve a niente, c'è il re in F8. Sì, diciamo che... Bella, cavallo A4 intermedia è carina, eh? Questa non l'avevo mica vista. Painful. A cavallo A4 intermedia, dici? Cavallo A4 intermedia, va bene. Se la dice anche lui, siamo contenti. Penso abbiamo mossa unica qua, no? È l'unica che salvava il pedone, dici? No, è che è l'unica che crea un gioco di pezzi che giustifica il sacrificio. Marco stava considerando cavallo per D2. L'ho considerata, Però ho detto, vabbè, lasciamo perdere. Ah, dai, che ne so, perdere la partita facciamolo un'altra volta. Tanto sto al fiere delle case scure, fa schifo, noi non lo vogliamo mangiare davvero, giusto? No, però ci interessa D4 probabilmente, no? Vediamo sì, se sì, non c'è sì. Qualche truccazzo. Ah, io non vedo niente di particolarmente, anche perché il pezzo che hai in presa, diciamo, lo stai togliendo dalla presa, quindi non penso ci sia qualcosa. Confermo, bisogna sempre vedere se c'è qualche truccazzo da qualche parte, poi magna di questo re in F8 come solido. Là ci gioca cavallo C3, sempre cavallo per F3 intermedia. Condivido il pensiero di Alex, ero arrivato a 1711 alcuni giorni fa. Ho smesso un paio di giorni per approfondire le aperture, sono ritornato a giocare, ma ero molto nervoso e ho perso 100 punti. Ma io sono sempre abbastanza rincuorato quando perdo punti nel gioco online, perché di solito quando questo accade alzo di molto il mio livello di comprensione del gioco. Ed deve essere sempre questo l'obiettivo dello scacchista, aumentare il livello di comprensione. Poi i risultati vengono a seguire, diciamo, no?
Condivido pienamente questo concetto, assolutamente. L'elo è abbastanza sopravvalutato come concetto. Me? Me? Nel senso che, raga, cioè, guardare il rating online è veramente. Anche perché immagino che anche il vostro oscilli di 200 punti circa. Cioè, Mossa dell'attacco del pezzo. quando stai bene sei 2002, quando sei Sì. scarso sei 1008, tipo. Io Bullet ho perso più di 100 punti in questo periodo. Ho provato a rigiocare a 2 più 1 No, raga, 2 più 1 non si può. da 2 2003, sono arrivato a 2002, quindi. Ma proprio perché più. non ho più giocato, mi sono messo solo a studiare. Anzi, non so com'è per Marco, e mi interesserebbe molto saperlo, ma per quanto mi riguarda, non riesco proprio a captare la cattiveria nel gioco online. Non riesco a trovare stimolo, diciamo, a fare quella partita, dici, cazzo. Sì, Mi sto divertito, sono sono. combattivo, mi impegno. Non, cioè, gioco là giusto per muovere i pezzi e poi preferisco fare altre cose, onestamente. Sono Cioè, ma assolutamente. l'ho trovato, oh, attenzione! Attenzione, Vabbè, no, c'hai. tutto sotto controllo. Impuffato. Sono assolutamente d'accordo con Alex. Per me, anche per me il gioco online Non è è stimolante. no, Scacco, scacco, è scacco. come gioca a briscola con gli amici. Cioè, ti fa la partitella, sì, ti diverti, però. Scacco, scacco. Scacco, c'ho due mosse per far scacco. È quella di Alfiera, no? Cioè, pure la donna fa scacco, però. Per fare un paragone abbastanza volgare, per me gli scacchi online non sono che una pippa, fondamentalmente. No, non è la stessa cosa che la seduzione, sai, Vabbè, un paio di esci pippe, dai. tappa. Capito? Gli Comunque. scacchi online sono così. Ti tamponano Sì. momentaneamente quell'esigenza, ma non nient'altro. Condivido appieno con Alex il gioco a tempo lungo e quando metti in pratica i tuoi studi a tempo lungo in una partita che dura ore è molto più appagante e soprattutto hai i risultati veri che sono quelli sulla scacchiera. Madonna, sta posizione, Marco. Fai come te pare. Eh sì, mi sono messo bello solido. Però ci pensa prima di mangiare il pezzo, perché prendere materiale fa sempre male, No, stavo vedendo H4 dopo. no? Ma se è dopo, che cosa vuol dire? Cioè, Beh, uno intanto vede, valuta. nel senso. No. Ci deve pensare lui, devo pensare sul suo tempo, non sul mio. Vabbè, c'hai il doppio del tempo, ci può stare. Io c'ho una sfida di Loreg che sta abbastanza accanito, ogni tanto la toglie. Io gioco scacco a re, mai per dire. Sì, sta bella satanato l'oreg. Sì. Ciao Germano, buonasera. Ci siamo sentiti Oh, non molto Germano. tempo fa in chat su Il Messenger, duplo. in ritardo gli auguri di Ferragosto. Duplo, se donna per G3 si prende proprio matto, quindi non si può prendere il cavallo No, e davvero? si Sì, prenderà penso incredibile. comunque matto, no? Si prende matto, okay. Eh sì. Vabbè, comunque sì. Stessa le mosse da Fortissimo. parte, attenzione. Dal nulla. Intanto c'ho una sfidante fortissima che conosco, Vale 03, che ha 2100 blitz, quindi gioca molto bene. Qui che succede? Uno o una? Non ho Dov'è capito. Bugo? È una ragazza. Ah, una ragazza. Sì, però c'è lo 0-3 di fianco, Alex, per È una prima favore. nazionale veramente molto forte. Ma qui che No, per succede? sapere, stavo pensando a chi poteva essere, onestamente. È matto di donna G1. Bene così. Bravo Francesco, ottima partita. Ciao a Ciao. tutti, sono nuovo ma vi apprezzo molto. Grazie Luca Montoneri. Allora, mi faccio un'altra partita e poi partiamo e poi tutti contro Franco. Tutti contro Franco. Ho ancora 3 sfide, sì. A 3-0, aia. Ragazzi, adesso mi concentro perché questa ragazza è Scusami, brava, però eh. se adesso ti devi stare, cioè se devi star male per il 3-0, scusami, dai. Ma io sono più Oh! forte, il 3-0 sono forte a A quadriglia. quadriglia oppure dal vivo. Raga, infatti dovremmo giocarle le quadriglie però ogni tanto. Hai ragione anche te, Franco. Hanno giocato cani e porci e noi che abbiamo il campione europeo in carica non lo facciamo. Vabbè, perché non ci vogliamo avvantare, no? No, ma chi se ne frega, stiamo a pensare alle quadriglie noi.
Giulio ci dice: bella regà, best canale scacchistico. Bah, non sappiamo se è vero, però ti ringraziamo per averci messo nella lista. Ma non è mai vero. I numeri non dicono questo. Purtroppo sì. Ma noi dei numeri fondamentalmente ce ne battiamo il cazzo. Ma guarda che nella vita contano i numeri. E se ascolto zucchero ho un calo di zuccheri, diceva. No. Diceva Fedez, raga. Questa è proprio brutta, Franco. Lo so, citare Fedez alle volte è brutto, però non lo so, tra l'altro non mi ricordo, lo ascoltavo quando avevo 12 anni, Fedez, tipo, Penisola che non c'è, quelle robe lì, forse anche prima di 12 anni in realtà. I numeri sono comprati sempre, attenzione a Giacomo che la tocca piano. I numeri sono, no, non ho sentita questa. I numeri sono comprati, virgola, sempre. Ma in tutto senso che se fai Alex sta giocando ora come suo solito a LOL. No, no, oggi ho già giocato, di verità, un po' di partitine, ho provato a cambiare anche ruolo, mi sto trovando bene giocando top. Vabbè, quindi in pratica tu, Alex, ci dici League of Legends. Ah, tu ci dici le cazzate, LOL. Doveva venire il tuo amico. Scacco al re, ma per te. League of Legends, grande gioco tra l'altro, ha molte analogie con gli scacchi, se vogliamo, è molto divertente. Sì. Quindi ci dobbiamo giocare. Bene, ci sto provando a imparare, ma è difficile. Dove si possono giocare le partite a 4? Ci chiede Luca. Su www.chess.com. I veri giocatori giocano a dama. Cazzo, questa ti costa l'iscrizione al canale, ti costa questa affermazione. Brutta cosa, ragazzi, è veramente un gioco complesso, vi giuro. Io ho provato a guardarmi le regole, non ci ho capito veramente niente. Ma come si gioca a dama? Allora, in pratica tu puoi mangiare più pezzi alla volta. E da scacchista tu impazzisci. Cosa vuol dire che posso mangiare due pezzi alla volta? Ogni volta che penso di fare un cambio, figa, mi mangiano sei pezzi. Io non lo so. A quel allora, punto, si chiama il tiro. Quando tu il tiro nella dama ha la stessa funzione del sacrificio a scacchi. L'obbligo di mangiare da una parte complica il gioco, dall'altra parte lo semplifica, anche perché si usa il calcolo come negli scacchi, ma sono tutte varianti forzate, quindi è molto, molto più semplice in realtà. E tra l'altro se anche aiutato che tutti i pezzi il fatto è che il punto è che da scacchista, secondo me, almeno io ho avuto questa impressione, ho provato a giocare a dama giusto per cultura, no? Per capire come si giocasse, e ti giuro che non riuscivo a giocare, perdevo da tutti. Ho provato a giocare su un sito di dama, a parte che non l'ho trovato, perché nella vita la gente non gioca a dama italiana. Perché? Poi ho trovato un perché no, perché i dama italiana si gioca in Italia. In teoria, cioè la dama vera, tra virgolette, quella conosciuta, è la dama internazionale, dove la dama, quindi la promozione, diciamo così, non solo è un pezzo molto forte, ma può muoversi indietro come se fosse un alfiere addirittura. Esatto, esatto, sì. Al contrario della dama classica, che può solamente tornare indietro, eccetera. Ma qualcuno voi gioca a Go? Io ci ho provato un po', giusto perché non sono riuscito ad entrare troppo nella logica del gioco. Poi diciamo che io subito rosico, nel senso che se non riesco a essere competitivo in una cosa No, ragazzi, non voglio davvero giocare a dama, è un gioco noioso dal mio punto di vista. Niente, qui va perdo per tempo questa I don't, io non lo conosco, non so cosa sia. Ma chi? Hype, conosciamo Hive, deve essere un altro gioco da tavolo simile a questi che abbiamo citato fino. Se volete io posso giocare a scrucchi a bucavallini, però quello quello lo conosco. Un altro bellissimo gioco è il Prato Fiorito. Che cos'è? Prato Fiorito, versione family friendly del campo minato. Attenzione. Perché attenzione? Questo pedone era un po' in presa. L'hai mangiato. Cioè, forse perché ti sto guardando un po' in ritardo. Ti sto guardando la live per la chat. Va bene, se è impresa va tutto bene. Tra l'altro, no, grazie a te possediamo un ritardo un po' inferiore. Per chi non lo sapesse, il Hive è un gioco da tavolo con insetti. Ti costruisci il Hive, un campo da gioco, però posizionando le pedine che sono a forma di insetti.
Lo scopo del gioco è diventare un camaleonte. Impresa. Gioco... Attenzione. Ho dato matto, ragazzi. Brava Vale. Vale 0-3. Ok, io c'ho... C'è caduto. Io ho 20.000 sfide qui. Franco, anch'io. Tu come stai messo? Vai, Franco. Io ho Braxton, D'Antares, c'è cosa? Braxton, non ci abbiamo ancora giocato, dai. Fatti una partita anche tu, Franchino. Ottima partita, Valeria Martinelli, deve essere sì, Vale 03. Esatto, veramente bravo. Vabbè, Marco è un cagnaccio, quindi... No, ma lei lo scopo è circondare la regina con 6 pezzi, quindi una sorta di scacchi, di un po'... Ogni insetto ha movimenti possibili particolari. Tra l'altro io c'ho ancora l'Oreg che mi sta praticamente stalkerando. Sì, attenzione, sì. Fino a che non accetti sarai per finire. No, prossima partita magari Alex contro l'Oreg così. Perché il ragazzo è smanioso. La quarta mossa. È violento. Vabbè, no, non mi è sembrato. Ha perso materiale, ho seguito male la partita io, scusate. Ma chi? L'Oreg. Questo pezzo, perché? No, ma chi? Ah, cavallo in presa, sì. Ma chi? Allora, Marco abbastanza preparato il tizio, eh. Ma stai guardando la partita di Marco? Sì, stavo ripetendo perché no. Non seguito l'inizio. Ci può stare. E c'era stato un po'. Dice Giacomo, sì, è un gioco simile agli scacchi ma con molte meno possibilità di sviluppo del gioco. Immagino intenda la come complessità, no? Di situazioni e quant'altro. H3, H4, H5, eh? Franco vince il premio come gioco lineare dell'anno. H3, H4, H5, io posso giocare anche... Non mi piace che ti fai mangiare il... Ti fai doppiare in F3 a me. Però F. Forse dovrei giocare cavallo... Cioè, apro G. Forse dovrei giocare cavallo E2. Cioè, alfiere 2. Forse sì. Tanto l'alfiere deve andare lì, deve spingere su G4 dopo. Purtroppo sì. Prendiamo le sberle sul lato di donna. Ma non sì, credo. Vai, ma che te frega. No, è il lato di sviluppo il nero sul lato di donna. Che deve fare? Deve spingere i pedoni. Ho capito, devi prima sviluppare i pezzi che li supportano, altrimenti sono pedoni in presa, no? No. È una classica partita dove uno attacca da una parte e l'altro attacca dall'altra. Chi arriva prima? Vince il premio dell'anno. A volte è anche meglio arrivare dopo, non dico. Ma non è vero. Era una sottiletta questa. Vabbè, io queste posizioni qua le gioco spesso perché senza io non ho paura. Vai, beh, non, è... non stai scegliendo proprio il modo più sano. Io non però ho paura. Funzioni. Hai presente che c'è questo io non ho paura di Gabriele Salvatores, che è appunto stato fatto da Gabriele Salvatores? No, manco io. Si chiama io non ho paura di Gabriele Salvatores. Interessante. Allora, quindi io gioco prima H4, H5. Giacomo Bagnetti, con questa roba sono ubriaco marcio e siete l'intrattenimento che necessitavo. Grande. Ma chi è? Sì. Il miglior clippate sto pezzo, ragazzi. Non si può clippare su YouTube, credo. Ma quindi no. Noi top. Hai necessitato un Donald. Ma devi anche sfidarci, Tu Franco, per il futuro. Quando c'è l'alfiere in F3, per esempio, di giocare prima G5, perché non può giocare cavallo H5 e subito dopo H4 ed arriva praticamente H5 devo... inevitabile. Cioè, se lui però gioca il cavallo in D7, ad esempio, poi mi può spingere C5 con E5 con più facilità. Questo pedone non è azienda, mi state dicendo? Non è Franco, azienda sto pedone? Franco c'è il radar. Appena vede un pedone in presa, parte la ma domanda. Poi pure D5, ragazzi. Non ti emozionare, Franco. Ragazzi, no, veri giocatori devono stare ubriachi per giocare. Ragazzi, mo' mi avete fatto venire voglia di vino con le pesche, torno subito. E io che tiro, aspetta che tiro fuori pure un po' di grappa, aspettatemi. Un po' di crack? È davvero in presa sto cavallo?
Potrei iniziare a crederci poco nella mia vita, però ci crederò di più. E qui potete vedere il Crom Royal leggendario, liquore canadese, veramente buonissimo, ragazzi. Ovviamente aspettiamo il socio per brindare. Eccomi, io penso che sto tipo, sai, tizio a fame chimica, sto con vino con le pesche e Kinder Delice. Sto con zucchero alcolico, non so se lo vedi. Liquore canadese, siamo pronti a far brindisi di Ferragosto. Dai, A tutta la chat, ragazzi, Ci siamo? Alla salute. Alla salute, eccolo. Buon Ferragosto. E qua, ragazzi, più uno beve, più si diventa forti, tra l'altro. Franco, posso dirti una cosa? No. Ok. Franco, te ne posso dire una? Dimmi. E come? Perché ambessi, Alex, no? No, non dirmi niente. Momento di concentrazione di Franco. Io bevo, Quando bevo, no, in bagno non parlo, non bevo, ragazzi. No, sto già bevendo. No, non bene. Come no? No, sì, bevi. Naumkin style. Per chi non conoscesse Naumkin, è un grande maestro che, diciamo, è famoso sia per la sua forza di gioco, essendo un GM, ma anche per la sua abilità a tavola, sia nella parte mangereccia, ma soprattutto con la rapidità con cui svuota le bottiglie. Allora, io posso raccontare qualche aneddoto su Naumkin, perché l'ho proprio vissuto. Hai vissuto Naumkin? Sì, l'ho proprio vissuto. Quel periodo storico lì hai vissuto. L'ho proprio visto. Mi ricordo una volta un torneo di tanti anni fa, veramente un bel torneo forte. Allora c'era Naumkin completamente ubriaco e doveva giocare contro il grande maestro Vocaturo Daniele, quindi insomma... Uno scarso per dire, e ovviamente non era così forte come adesso Daniele, ma era già a un livello, forse era messo internazionale, comunque era già a un livello molto alto, no? E praticamente Naumkin fa la mossa, a un certo punto si alza ubriaco dalla scacchiera, si siede sul divano e si addormenta. Si addormenta e inizia proprio a russare e nessuno aveva il coraggio di svegliarlo. È stata forte la scena perché si è svegliato nel momento in cui stava per perdere per il tempo. Ragazzi, si è seduto sulla scacchiera e è riuscito a vincere la partita contro Daniele. Quindi che ancora non si capacita di quello che è successo. Tanto dicono tutti quanti che Naumkin era molto ma molto ma molto talentuoso, sì. Però per qualche motivo chissà quale, poi, no? Attenzione, Franco, dovrebbe raccolto intermedia. Già. Ah, vincevo subito. Come patta, scusa. Cioè, come evita di perdere? Alfiere G7. Ah, lo stesso perde. Donna, sì, H7 matto. Sì. Adesso apriamo Stockfish e vediamo qual era quella che dava matto prima. Vabbè, sono uguali, adesso, no? Io mi sto dando. Olè! No, adesso apriamo Stockfish. Come apri Stockfish? Adesso Marco, io c'ho la partita con l'Oreg. Vai. Ah, no, c'era Alfiere per B2. Ci sei? Vai. Quindi sì. Ci siamo, dai, scappiamo. Ma che è un 3 più 2, ok. Andiamo con E5, sì, giochiamo E5 oggi. Tra l'altro c'è un GM che ci sta seguendo, che ti sta seguendo. Attenzione, gambetto del re, e per rispetto te lo accetto. C'è GM Cipote, non so chi è, che ci sta seguendo. Cipote David Larigno. Allora, una persona molto italiana. Diamo un benvenuto anche... È un GM spagnolo... che insomma il mio maestro, tra l'altro. Diamo benvenuto anche al maestro di Alex, nel nostro che tra l'altro è streamer per Chess24,
che vi consiglio di seguire se capite un po' di spagnolo, perché veramente vi fanno pisciare sotto e sono anche fortissimi giocatori, quindi non come noi che siamo delle pippe che facciamo chiacchiere da bar. Esatto. Questi sono veramente gente però, che lo fa per lavoro. Però noi comunque lo salutiamo, gli facciamo anche un bel brindisi di Ferragosto. Ah. Ok, che sta succedendo in questa partita? Non lo so, intanto voglio sapere. Scaccheremo per dire. Comunque siete troppo umili per la qualità che proponete. Bah, sì, ma forse visto... sì, non lo so. Vabbè, rispetto a quello che c'è in giro è normale. Cioè. Diciamo che io ho visto certi video miei che cioè proprio veramente infimi di qualità, è proprio una roba incredibile. Non so perché stiano ancora online. Ma io stavo pensando di mollare. Ragazzi, io tra tipo una decina di minuti vi abbandonerò perché devo andare a lavorare nella mia vita, a pitturare le cose, a pitturare le cose. Il pittore. Ma io qua non so se è giusto, ma farò F6. Oggi mi voglio difendere, non c'ho voglia di attaccare. Ah, adesso te lo dà questo agire. Io faccio premove con river a casette nel dubbio. Bravo, perché mi sa che t'arriva. Tanto non c'è niente, quindi. No, scusami, adesso sì, qualcosa ci sarà niente. Nella vita. No, ancora non c'è niente. Io se tengo la casa G5, che fai? Eccolo là. Poi dammi uno scacco che politico, fai? Che ci sta sempre molto lo bene. Scacco politico è bellissimo. No, ma come, Reli? Perché? Scacco politico, sì, è lui. E poi un cavallo C6 che sviluppa, attacca, fa cose, propone, mossa propositiva. Pusha tantissimo. Lui pusha? Se pusha, noi siamo abbastanza felici. Di dare scacco con l'alfiere, Mi attacca? E se mi attacchi... Fiere di 6 è già finita. Come reagiamo a tutto ciò? No, fiere di 6. Fiere di 6 mangia, poi minaccia C5. Vabbè, ma c'è scacco. No, non c'è scacco. Attenzione. Sembra il meme di Salvini, per come l'hai detto. Ah, non lo posso fare. Ma no. Non posso? Non posso dichiarare guerra a uno stato senza un buon motivo? Non Aspetta posso. Che forse ho un'idea. No, non è un'idea. No, pensavo a fare alfiere a 5, B4, cavallo per D4, cavallo per D4, donna per D4 scacco e mangio il cavallo in C3, ma lui semplicemente non entra in tutto ciò. Non ha perché farlo. E quindi come reagiamo? Nell'unico modo che conosco, che è togliendo i pezzi da dove rompono i coglioni. No, devi sacrificare tutto. No, vabbè, per A3, per D4. Una posizione comunque abbastanza aperta e complicata, Sì. Ok, qua abbiamo un cavallo per C7 che vediamo un attimo, dobbiamo cercare di capire se sta cosa ci piace o no. Dai, ci piace? Ma lascia il posto per C7, cosa te ne frega? Pim pum pam. Ci abbiamo qualcosa, non ci abbiamo qualcosa. Pensavo a cavallo per D4 e poi alfiere C5 per inchiodare, ma c'è sempre B4, c'è sempre alfiere per H7 e mangia il pezzo lì. No, però tu mangi con scacco. Vabbè, sì, però. Forse questa, dai. Ok, mangia C7 lui? Eh sì, quella la qualità bisogna darla, bisogna cercare di attaccare con il re. Bisogna cercare di giocare sul re esposto, no? Sì. No, nel senso, può davvero mangiare in C7, perché comunque sì, mangiamo in D4, succedono cose. No, ma può mangiare sicuramente, però sicuramente abbiamo un controgioco, perché poi mangiamo in D4, alfiere C5. Appunto, a me non piace questa posizione col bianco, Però comunque... No, io penso che sia una cosa abbastanza equilibrata, certo. Ma non può spingere prima, tipo. C'è del controgioco. No, attenzione, prende a casette, non mi fa paura. Questo lo vedo un tempo abbastanza perso. Per il bianco, anche abbastanza perso. Questa è un'ottima mossa perché elimina il difensore del punto in D4. E adesso veramente cavallo per D4 potrebbe essere. O comunque. Ma alfiere per H7, qua cosa fai? Re H8 e zitti. Sì, e il re è abbastanza al sicuro. A meno che non riesci a arrivare con la donna. In posizione, ma secondo me tipo... prendere in D4 tra l'altro, no? Ah, sicuramente no. Alfiere C5 is an option. Alfiere C5 interessante. C5 forse direttamente per evitare B4, no? Sì, forse sì. Ma devi... su B4 forse devi stare qualcosa di brutto. Queste due da calcolare qua, attenzione. Devi stare anche attento a minacce come donna G6.
anche Torre 2. Vabbè, fai C5 allora se proprio ti piace. 5, dai, giochiamo una cosa tranquilla, giusto per... quando fa cavallo C7 c'ho un Torre 2 lì, forse, e Torre C8? Prendo, sì, senza problemi. C'è un pedone C4 in presa che non può giocarmi C5 perché me lo magno, oppure cavallo D5 addirittura. Mi preoccupa di più donna G6, donna H5. Donna G6, donna H5? Eccolo. Stranamente te la gioca. Strano. Beh, noi abbiamo possibilità di reagire in qualche modo? Cerchiamo degli scacchi, giocherei D3. Questa va bene. Oh, no, non va bene. Ci mette la torre, dici? Ah, io volevo giocare donna C5 intermedia. Ti fa fiere fiere. Però, cioè, prende. Aia. Attenzione. Questa? Per forza? Sembra di sì. Poi, hai qualcosa? No, ho finito le cartucce. Merda. Torre 5? Torre 5? Torre 5, no, non mi devo sgomberare. No, è più matto qua. Ma che matto? Come lo prendi? No, alfiere G6, più matto in una, boss. Eh no, alfiere G6, dopo torre 5 mangio la donna. Comunque è matto lo stesso, eh? Fa il fiere per e poi stiamo... Ma mangio di donna, non prendi matto. Adesso prendi matto per forza. No, ho perso, cazzo. Fammi vedere sta roba, dovevo giocare torre 5 qua, no? Comunque, reg che a fine ancora fiere non ha perso una partita. Torre 5. Se volevi giocare, dovevi giocare torre 5. Torre 5 al fiere per, poi? Donna per, stai in più sette. Si è aperta una discussione clamorosa. Ah, cambio i pezzi. Sì, l'avversario sta in più 7, però non prendi matto, cazzo. Sì. Cazzo. Già. Poi perdi dopo, ma almeno puoi provarla sul tempo, non lo so, mi piace. Franco ha avvelenato. Sei rimasto che in testa, al posto di donna H5, mi doveva giocare subito torre 1, che era buona, secondo me. No, donna, vabbè, sì, comunque donna G6, donna H5 è sicuramente un piano vincente lì. Non possiamo farci nulla. Va bene, io ho una sfida in corso. Vado, accetto? Vado io. Ah, bravo, allora, ha giocato me. C'è Limone con 2L, quindi è rafforzativo, che mi sfida in un 3+0. Tanto 2043, quindi aspetta, hai già accettato? Sì. Perché? Ok. Perché io fra 2 minuti devo andarmi e volevo far l'ultima, però ci può stare. Vabbè, aspetta, tanto è un 3-0. Quindi te la fai sicuro immediatamente. Tra 6 minuti, non lo so, non credo. Sta sicuro. Secondo me finisce la partita prima. Cioè finisce la mia vita prima. No. Oh, la madonna. Devi fare l'ultima partita dove pitturerai questo scacco matto. Pitturo. Pitturi proprio lo scacco matto. Inizio a giocare delle cose strane, però. Inizio a giocare F3 e F2. Guarda, io sto giocando come i ragazzini. Ciao, ciao. È un nostro accanito fan. Grandissimo. Perché se è accanito fan, allora è bravissimo. Ho detto grandissimo. Intanto c'è Kratos che ci segue. Grande Kratos. Come si chiama il torneo? No, non stiamo facendo un torneo. Stiamo cazzeggiando un po' con gli utenti random. Tra l'altro, io, siccome più bevo e più divento forte, mi faccio il secondo giro di cuore canadese. Reglock, sei fortissimo, sei. Sì. Alla salute, ragazzi, sempre. Io bevo. Ma tocca a me? Ah no, non sto ubriaco, ok. Patrizio Interlandi, ciao ragazzi. Ciao a te, Patrizio, benvenuto. Alessandro Papi commenta la partita Avogadro Giri. Ma io in realtà non sto seguendo il torneo. Non lo so. Ma ultimamente penso che sarà per l'estate, sarà il caldo, sarà non lo so. Mi sto un po' disinteressando a tante cose. Ma socio, stiamo pure in ferie. Sì. È la settimana di Ferragosto. Ci rilassiamo. Io no. Non lo so. A livello generale, cazzeggiamo, giochiamo. Tra l'altro,
Prego. Come avete notato, non sono usciti video nella settimana perché ci siamo rotti le scatole. No, non è vero. Io in realtà sto continuando a editare un video, ce l'ho pronto. Non so, se fate i bravi lo metto oggi. Mamma. Solo che comunque no, ci siamo proprio rotti le scatole. Con sto caldo non puoi stare davanti al computer. Già adesso è una sofferenza immane. Ma già novembre fa caldo davanti al computer. Siamo ragazzi calienti. Ma diciamo che comunque, ragazzi, possiamo pure dire che effettivamente tra poco Gambito Club fa un anno, Incredibile, sì. Raga. Sì, sì. Cioè, se non esplode prima, sì. Siamo partiti con una ciabatta, la bicicletta senza sellino. Siamo... con la scarpa e la ciabatta. Esatto, siamo partiti proprio piano piano, comunque... Ci siamo... Io quando è che mi sono unito? Aprile? Maggio forse? Tu sei sempre stato con noi, ma non lo sapevo. Più o meno sì. Dopo prima. Pasqua. O dopo prima. Pasqua. Prima. Non lo so. Ma molto probabilmente mi sono unito prima, però non ho fatto video per chiare ragioni. Franco, secondo me sei sempre stato con noi, ma tu non lo sapevi. Vi guardavo con lo spirito. Sì, infatti, ma in realtà io sono sempre stato fan del video dello scacchista in discoteca. tu non lo sapevi, però. Mi attacca al centro con il cavallo forte adeguato, mi sembra anche giusto. Che mi invento qua? Questa è la classica posizione che stai bene e non sai come migliorare la posizione. E allora usi i pezzi che non stai usando e glieli cambi a lui quelli buoni. È facile detta così. In teoria dovrebbe essere questa, a me così mi dicono. Va bene, io gioco una mossa di attesa. Attendiamo il momento in cui potremo sacrificare tutto. Tutto solo dobbiamo dare. Solo che la partita è 3-0 e il mio avversario Limone ha 10 secondi. Quindi torre 6, torre H6 sarà sufficiente. Lui non capirà che la torre è in presa. Alfiere F8? No, voglio giocare alfiere 7 che c'è un pedone quasi in presa lì. Ok. O forse alfiere F8 pure interessante. Ma non so cosa vuol fare in F8 in realtà. Quando devo ritirare un alfiere, a me piace sempre metterlo in fianchetto, però. Mi hai messo un dubbio, Franco. Un duplo. L'avversario ha 8 secondi. Una mossa è meglio dell'altra. Vanno bene tutte e due. Però in vino veritas. Bevendo mi arriverà la soluzione. Se no, a random cavallo per G5. No. O forse alfiere F4. Bravo. Attacco quello, attacco al filo avversario e forzi qualcosa. Non mi ritiro e lascio. Bravo, la F8, mi piace. Ma no, alfiere F4 è la alfiere N3 è un pedone, quindi ho deciso di. Di tenerlo. Anche il nostro alfiere F8 non fa molto più di un pedone, però. Non diamo neanche un pedone. Non diamo nulla. Il cavallo, sì. No, dai. Un cavallo per C5 ci stava là. Mi sa che c'era. Sì, purtroppo sì. Non c'erano scacchi scoperte strane, purtroppo. Perché sono quelle cose che tu dici, dai per scontato che ci sia qualcosa di strano, in realtà alle volte non c'è. Oh, di pedone, è interessante. Eh sì, il cavallo non può togliersi, cavallo per cavallo. Un secondo e due, io darei donna per. Oh, donna F6, ma qua è tosta, eh? No, donna per, raga. Finita. Oh, attenzione al tempo, eh! Allora, bravo Limone. Diciamo che un'apertura potevi giocare meglio, però poi. Sto giocando io, raga. Non lo dici, ma dillo. No, te lo sto dicendo. Vai, bello. 5 contro. Vai, contro Francesco. Come 5-3, raga? No, accettato quella. Ormai l'ha accettata, vai. Bisogna vincere prima. Proprio se scandine per Franco proprio ti piace. Dovrei giocare 5 in sta linea, solo che mi fa schifo. A Franco gli piacciono proprio occhi azzurri e bionde, non c'è niente da fare. Ma in realtà più Est Europa che Nord Europa, se devo dire la verità. Vabbè, mo so dettagli, però Ancora una volta lì si cambia, però a me piace aprire H. Quanto ti piace l'H proprio? Purtroppo. La preparazione H. Io cambierei il nick con Franco con l'H finale. Porca H, amore. Ma chi era quel DJ che c'aveva l'H nel nome? Non lo ricorderò mai. Gri, 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 dici? Non lo so.
Che dicono in chat? Io purtroppo non posso mai leggerla. Sacrifica tu, non sacrifica niente. No, gli è arrivato Logic Square che ci dice buongiorno ragazzi. Buongiorno. Tony H, grandissimo giù su Guastini. Tony H, c'è sempre Tony H, bravo, ma stai a ricordare proprio i che erano i primi, fine anni 90, inizio Tony 2000. H, è vero. Porca miseria. Quale dei due mangio? Io se puoi scegliere sempre le 5, bravo. Tu magna, Franco, nel dubbio magna. Grazie, sì, peccato per il tempo. Sì. Ma ha giocato una bella partita. Ho giocato bene. Oggi in realtà c'è il sole, non sembra che... Almeno da me c'è il sole. Io non lo so, sono chiuso in un bunker. Attenzione a Franco, questo è un altro indizio. C'è il sole da lui, guardate le previsioni del tempo, esatto, di oggi. Ah. Vedete le zone d'Italia dove c'è... Bravo, ma ricordiamolo per quelli che sono venuti. All'inizio abbiamo lanciato un quiz. Scoprite... scoprite da dove viene Franco, perché ragazzi se lo scoprite sicuramente vincerete un premio e ovviamente mi sentite? Sì, ecco, pensavo di essere caduto perché ho sentito un silenzio. No, se sei caduto rialzate, fa scherzi, come? può essere. Allora, quindi... io penso di aver perso dei pezzi tipo ogni tanto. No, perché tutta salute. Voi in qualche modo dovrei averli. Vabbè, lascia stare. Ma io voglio giocare contro quello ubriaco. Che mi voglio bregare pure io e giocare insieme a lui. Che fine ha fatto? Sta troppo ubriaco per scrivere la sera. Purtroppo. E oggi vi saluto, stato il mio. Bene, ciao Regrog, ci vediamo alla prossima. Ciao Regrog. Alla prossima. Sei troppo. Trada tutto, trada tutto. Donna F6, donna I7, uscire 7 dai. Ma come trada anche Franco, ragazzi? Trada tutto. Nuovo nick. Tu dici donna 5 per attaccare tutto? Non mi piaceva. Un po' difendo. Questo è G5, già, è già giocato G5. Sì. L'ho già giocata. Prima. Che truppetta. Prima di... Questa prima se fa e poi se pensa. Che truppetta. No, perché? Mangia il torre, perché, raga. Perché devi andare a lavorare. Guarda, secondo me è grazie, solo per caro, questo. Grazie. Adesso, ciao, raga, è stato un piacere. Che scandalo. Ciao Franco, grandissimo. Ragazzi, mi raccomando, scrivete in chat che recuperiamo da dove viene Franco, mi raccomando. Scopritelo. Socio. Io c'ho una partita qua, c'ho una sfida. Vai, tutta tua. Vado? Vai. Andrea Spinelli, sei tutto mio. Vai. Cercherò di giocare decentemente, anche se ultimamente vi confesso che non ci sto riuscendo, però avevo capito Andrea Spinelli, infatti stavo di ammazza. Grande cognome se fosse stato, ma non... Però... Franco è palesemente della Val d'Aosta. No, ci hai provato? No. Non Franco è di Pozzano, si sente distintamente? No. Insistono con Franco che sia del dell'iper nord. Ma perché lui ha tutti gli accenti, li conosce tutti, li sa parlare, quindi confonde, ragazzi. Abbiamo fatto veramente un bel conquest qui. Ah, qui tanto c'è una bella variante interessante, un London. Un sistema London dove sei riuscito a lasciare. Tra l'altro lui non l'ha fatto H3 e fiera H2 di solito. Sì. È la cosa migliore perché quella fiere poi, insomma, potrebbe dar fastidio. Vabbè, qui nero uscito bene. Però, tranquillo. Franco Friulano. No, Franco non è Friulano. Sì, ma ci dovete indovinare anche il paese, ragazzi, sennò che il premio non vale. Però intanto azzeccate la regione. Vabbè, Raib, faccio pure il terzo shottino. Io già sono due bicchieri, ragazzi, stai indietro. Lo so, purtroppo. Ma calcola che ieri a Ferragosto, non so, appena sono arrivato alle 10, mi hanno offerto 3 spritz. Comitato d'accoglienza. Poi è partito il torneo di calcio Balilla, sono arrivato in finale, altri spritz e via. Adios. Per me Franco è marchigiano. No, Franco non è marchigiano. Sto marchigiano. Comunque adesso non daremo più risposte perché altrimenti stiamo palesemente aiutando il tutto. No, ma poi sarà. Questa presa me lo magno. Tu che dici? Posso?
Sì, pedone impresa se magna sempre. Ah, c'era il tema. Il tema? Il tema Sì. Io dell'inchiodatura, quindi. Però. non seguo Tu te ne sbatti altamente, dice. sempre. Se Infatti. schioda, no? Il socio se schioda. E prevenire è meglio che curare. C'era l'alfiere che minacciava comunque in C7, schiodandosi il cavallo rimane in presa in D4. Deve andare. Ora ci interessa realmente cambiare quel pezzo? Perché non ha molte prospettive. Magari potresti anche pensare a sviluppare gli altri pezzi, effettivamente. Io una botta qua gliela do. La famosa bottarella. Bottarella va data, o no? No, ma Forziamo poi cose la strane. bottarella alla donna va sempre bene, insomma, come Sì. diceva quello. La vedo una cosa positiva, insomma. E poi non saprei come reagire a tutto ciò. Probabilmente semplicemente questa e ciccia. Cambi tu, io rimangio, non c'ho problemi e sto tranquillo. Abbiamo creato la debolezza della casa F4, della casa D4. Eventualmente un domani, se devo mettere qualche pezzo là, ci abbiamo un po' di C'hai un pedone in più, stai benoni. appiglio al centro, sì. Non tocca niente, muovere sto cavallo qua da H7, che sta un po' triste. E portarlo in D4, quindi dovremo sgomberare la casa E6, dobbiamo togliere l'alfiere, dobbiamo cambiarlo e poi faremo cavallo F8 e cavallo F6. Oh, proviamo, non ci credo. Andrea, perché? Perché hai fatto questo? Arbitro? No, chiamate l'arbitro. Dispiace, Chiamate la Andrea. polizia! No, fategli rifare la mossa, Andrea! Chiamate la polizia! Arbitro! Del mouse, ma potevi farmi la richiesta di portare indietro. Andrea, no! Torna indietro! Sì. Dai, Marco, tocca a te. C'hai qualche sfida tu? Ha abbandonato proprio! Porca mi, sì, ce Sì, l'ho. abbandonato proprio. Non mi ha dato proprio modo di riparare. Allora, io gioco con un avversario che non ci ho mai giocato, G. Giovena. Non so chi è. Buona partita e iniziamo. 3, tra l'altro 3-0, eh. Ah, classificata! Il ragazzo mi ha sfidato pure classificato, quindi mi tocca pure Eh sì, giocare. ma a me non è mai classificato. È l'unica cosa che mi fa un po' più divertire. Ma niente, non me lo concedono. Ma Aia. io so giocare per bere, per divertirmi. A noi sì, cazzo ce ne frega. Ma un G4 è vecchio gambetto. Ma vabbè, lo faccio di solito G4 è una mossa che si fa quando fanno E6. Ah, ecco. E allora no, allora è buona. Perché adesso mi fa alfiere D8, poteva tornare, no? Comunque, io ti Oh, gli fai dico. prima S6 o no? Attacca F4, via. Diciamo che. Minchia. Ok, questa. No, vabbè, ma la posizione si gioca, eh. Adesso si sviluppano i pezzi. Ma qui posso anche arroccare corto. Limone ci dice: ah, io sono venuto amichevole perché lo facevano tutti. Ma diciamo la verità, Marco, a noi non ce ne frega un cazzo. Cioè, No, figurati. classificato. E adesso non sappiamo perché non è che seguiamo troppo queste cose. Non so come funziona negli altri canali che voi seguite e quant'altro, ma a noi dei punteggi non ce ne frega niente. Quindi classificato o non classificato, cioè, siamo qua per divertirci. Esatto, essenzialmente è quello, divertirci insieme a voi e basta. Poi ragazzi, veramente non, la felicità di stare insieme non so quei 5 punti, quei 6 punti, a noi veramente non ci interessa. Tra l'altro potremmo anche decidere magari un giorno, se tutti sono d'accordo, chiaramente, no? Che invece di dedicarci al completo cazzeggio, potremmo anche dire: oh ragazzi, oggi vediamo questa difesa, oggi vediamo questa cosa e facciamo un'oretta di studio tutti insieme. Perché no? Perché no? Mi sembra una buona idea. Possiamo Grazie a te lanciare. per la partita, Andrea. Oh, ma questa è impresa. Non, ecco, quando non vedo più pezzi impresa vuol dire che sto beve Comunque io propongo una sfida. Marco, dopo 7 sciottini contro di me. troppo. Chi è me? Contro me, Alex. Ah, ma l'abbiamo. Sì, abbiamo fatto de peggio. Ti devi fare 7 sciottini, Marco, e poi giochiamo io contro di te, ha detto. Ma abbiamo Basta, fatto. oh, come mi trattate male, o mi date 7 sciottini del vantaggio Ma per poter abbiamo. competere. Ma io con Alex, cioè, gioco con le birre sane e bevute. Cioè, giochiamo insieme, ma. Ah, qui si gioca così.
E quando sto in forma, c'è qualcuno che ha definito anche un'ottima idea, quindi attenzione, eh? Nuovo formato. Porca miseria. Ma questo è, però ragazzi, questo è bello farlo live. Cioè live sì, nel senso dal vivo, perché aspetta che qui c'ho una forchetta e porchetta a seguire. Praticamente spesso mi sottovaluto. Sono i tizi qua comunque. Ma facciamo Marco Ubriaco Fradicio contro Alex. Guarda che Alex è molto molto bravo, oltre essendo il mio compagno di Gambito Club, è anche il mio compagno di squadra, veramente giochiamo nella stessa squadra, è molto forte Alex, ragazzi, non è che... Allora, qui che giochiamo? Guarda, qui facciamo una mossa di attesa. No, in realtà era interessante. Io ho visto fare spesso partite sulla scacchiera a 5 minuti. Praticamente chi perdeva chi vinceva beveva. E quello era veramente interessante. Scacchi alcolici. Lo fanno pure con la dama, con gli sciottini, quando ogni volta che mangiavano un pezzo. Esatto. Facevano un cicchetto. Qui è arrivato Luan Matto. Tu c'hai qualche partita, socio? C'ho Brugiova che mi sfida in amichevole un 4+4. Vai. Ti seguo. Allora, giochiamo qualcosa di vabbè, dipende di cosa mi gioca lui. Voglio giocare qualcosa di diverso, perché quando non sto tanto in forma, quando non sto tanto per la quale, voglio giocare cose un po' diverse. Giochiamo B6, una cosa strana. A B6 addirittura. Sì. Brugiova ci dice: Alex, attendo il mio turno nel mentre mi sfondo di whisky. Ecco qua. Bravo! Aspetta, facciamo Brugiova, facciamo il brindisi insieme. Vieni qui, aspetta che vi faccio il quarto, eh. Fammi. Però sta giocando. Ma io faccio, questo è un brindisi con Brugiova. Io con il Crown Royal, liquore canadese veramente molto buono, tra l'altro. Ma dobbiamo giocare tranquilli o dobbiamo giocare cose pazze? Fosse per me sempre cose pazze, però... Ma questa cavale è presente. Germano abbastanza contento di aver visto un B6. No, arbitro. Probabilmente ce l'ha nel repertorio. Senti, io qua cominciamo a giocare con le cose un po' strane, dai, che quasi sotto il cazzo gioca sempre teorico, tematico e quant'altro. Oh, bella, questa mi ha fatto eccitare, socio. Mi sono eccitato. Dammi un'accelerata un attimo qua. Che cos'è sta cosa? Allora, scacco, torni là, vai là, più là. Allora, se mi prima magno, tu che mi fai? Donna fai... F1 stesso. Socio, ma se fai prima donna F4 scacco che non va in C1, bam! No, quello so pensare, però lui va in E1 e poi c'ha donna E2 quando catturo. Vabbè, proviamo. Bravo. Donna F4 ci sta, era già un programma. Sì. Poi puoi fare, puoi mangiare in D5, puoi fare tante... Ah, vedi? Beh, però te puoi mangiare tutti i pedoni, eh? Mangia qua, esatto, questa era un po' l'idea... Bella. Lui c'ha G7 in presa, però, che è le brutte, però mi serve torre G8, entro in G2, è interessante. Okay. Dipende, se si difende con l'alfiere in E2 adesso... Mi aiuta un po'. F2 non è male, però, perché poi va alfiere F3. La fila che sta inchiodato, però, non ci fa paura, no? No. Abbiamo questa e qui hai mangiato tre pedoni per un pezzo, quindi una sfida molto bilanciata, eh? È sbilanciata, mamma mia, ecco, vedi, il quarto sciottino si inizia a far sentire, attenzione qui, però io sai proprio, appena vedi un pedone te lo mangi qui, tra l'altro no, io lo so, vede solo il re che attorno a lui c'è, sta tipo la gente a suonare la tromba perché sta per no. morire. Io mangio tutto, non frega niente, se sarà scorretto sarà scorretto, io mangio tutto. Prendi ragazzi. Qua, e qual è sto problema? Ragazzi, però il socio già è un ragazzo molto affamato di suo, non gli date troppi pezzi perché... No, non mi cibate perché poi è non casino. Non lo cibate perché lui si mangia veramente tutto. Io sono andato con lui in osteria a mangiare, io sono una macina, ma lui... Cioè lui... Ho visto veramente... Ah, vedi, scacchino. C'ha il suo perché, dai. Sì. E qua giochiamo.
giochiamo come? Come giochiamo? Questa? Che minaccia il ragazzo? Diciamo che tu c'è una donna fuori gioco, lui potrebbe minacciare cavallo G5 in una posizione del genere. Sì, e infatti stavo pensando al cambio, però dopo il cambio c'è alfiere per F3 che mi attacca la torre, ma c'è un cavallo C6 forse, quindi facciamo questa e dopo cavallo C6. Sì, in queste posizioni più semplifichi i pezzi e più fai valere il tuo vantaggio di materiale, quindi okay. Mi sembra adesso veramente... c'è H5, c'ho donna F1 e respiro. Sì, ma anche torre F8 penso sia sufficiente, sì. Nonna F1 mi piace che minaccio lo scacchetto pure. No, ma rientra in gioco con la donna, con la nonna. Sì, e posso parare questo, no? Eccolo là. E guarda che solidità. Vorrei dare un'occhiata pure alla... No, però non posso cambiare mai canale. Non posso mai cambiare... Penso che abbiamo la sfida di un utente nuovo, perché non... il nick non mi suona. Chi è? Ti dico subito, eh. Kill Drac. Io non ce l'ho questa sfida, quindi se ti vuoi fare anche questa sfida con l'utente nuovo, vai così. Drac, se sei in chat ci scrivi per favore, così ci presentiamo, perché non mi suona proprio questo nickname. Infatti. Grazie, scriveteci, così ci sfidate, giochiamo, passiamo un pomeriggio insieme. E poi tutti. Ah, ma tu giova, ma deve essere buono sto whisky, oh. Ma sono mangiato tutto. Io vorrei assaggiare il suo whisky, cioè io sono pronto ad assaggiare il suo whisky, perché vuol dire buono. Eccolo là. Chiudiamo? È matto? Quasi. Penso che a una certa glielo diamo, no? Cioè abbiamo scacco qua, non può andare giù. Ok, come ho detto. Matto. Bene, seguiamo pure l'altra partita, allora vai socio, vai che ti seguo. In chat, quindi forse non ci sta seguendo da YouTube, non so. Va bene, accettiamo. Riecchimi, grande Brugiova, no, partita. Ci sta chiaramente seguendo perché è un amichevole, una blitz amichevole, quindi sicuramente ci segue, 5+0. Va bene, vai, commentiamo questa partita, ti faccio il 4. No, sei tu bianco. Sì, gioco io il C4. In English. Vabbè, gioco sempre tante cose, lo sai Marco, no? English. Sì. Lugio, sapete che sono fatto? Sì. Beh, diciamo che la bottarella gli hai dato, dai. Va bene, alla tua, Brugiova. Va bene, siamo in due. Meglio fatti. Diciamo che Brugiova è un tipo ottimista, no? O anzi, pessimista forse, perché vede la bottiglia mezza vuota. E va, quando è mezza vuota vuol dire che va bene, eh? Non è... Sì. Non è una cosa del tutto negativa, diciamo. Siamo molto solidi, molto tranquilli. E poi a un certo punto, come ci piace fa a noi, furia, pazzia. Furia cavallo dell'est. Sì. Questa struttura qua, se non sbaglio, somiglia molto alla vecchia indiana. Di conseguenza ne condivide i piani. A un certo punto dovrebbe togliersi da mezzo il cavallo F6 e spingere in F5. Sì. Tra l'altro, no, beh, A5 è una buona mossa da parte del nero, perché molto spesso tu, che sei bianco, fai torre B1 o B4 in queste posizioni. Quindi... Sì. Gioco A3, forse cerca il blocco con un alfiere di 7 A4 a un certo punto. Io... Sì, non è semplice. Però la partita è complessa. Ecco, mi ha sfidato una persona nuova, Pappo 10. Pappo 10 è un mito. Pappo, se sei in chat, io purtroppo non leggo la chat perché non posso, ma... Lo sto leggendo io, la chat. Ok, perfetto. Pappo 10, se mi hai sfidato, scrivilo anche in chat e la prossima giochiamo. Rimani in linea. Ok, stiamo minacciando B4. Da prendere c'era anche forse cavallo G5, che non è malvagia, però può aspettare quella mossa, perché se lui giocasse adesso H6... Alessandro Papi è Pappo 10. Ciao Alessandro. Eccolo, Alessandro, giochiamo tra pochissimo. Alessandro ci segui da poco? Perché è un nome nuovo, secondo me. È vero, è un nick. G5, è interessante.
Reazione interessante. Come possiamo reagire a tutto ciò? D5 è una mossa interessante. Non mi piace molto perché ti dà molta potenza al tuo alfiere in G2 questa mossa in D5. Però è sicuramente una mossa giocabile. Forse voglio reagire con cavallo G5 addirittura adesso. Potrebbe essere interessante. Perché... Però ti mangia in C4, eh? Però prendo in 6 intermedia. Sì. Rimangia e c'è la tutta e c'ho l'alfiere diventato fortissimo poi. Sì. Mi piace. Sì, assolutamente d'accordo. Allora, Alessandro ci dice: no, è che sono un po' un fantasma, un po' tipo un fantasma. Ho visto tutti i video, ammazza, c'avevo coraggio. Ok, abbiamo questa intermedia come avevamo detto, e adesso, come abbiamo detto anche prima, l'alfiere in G2 diventa il padrone di casa. Perché dalla casa 4 evidentemente non potrà essere cacciato da nessun pezzo, no? Se avverrà il cambio cavallo per 4. Dopo diciamo alfiere per 4. Come piace a me definirlo, l'alfiere in G2 diventa zio. Sì. O come dico io, gli mettiamo dei ciabattine, l'accappatoio. Ok. Penso che adesso la pressione diventerà veramente molto 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 forte. Perché abbiamo un cavallo G5 da queste parti, dovrà difendere con donna D7 e a quel punto abbiamo alfiere in H3. Sì. E forziamo il nostro avversario fondamentalmente a giocare cavallo D8. Quando questo accadrà avremo donna A4. Forse. O forse no, perché il cavallo togliendosi la donna scopre la... Potresti pensare in questa posizione pure di fare una mossa come 3 per portare la donna anche in gioco sul... Boh, vediamo, insomma, vediamo anche com'è. Sì. Sicuramente lui ha molti problemi. Intanto c'è... Aspetta, se lui difende 6, attenzione che se lui difende 6, io posso giocare B4, perché per difendere 6 dovrà allontanare il cavallo da C6 e giocare cavallo D8. Quando lo farà posso giocare B4. Ah sì, sicuramente. E poi niente, la vita diventa una cosa bellissima. Ragazzi, vi ricordo che per sfidarci il mio nick è Bibusque, e mentre il nick di Alex è Cavallo Coloso, che state anche seguendo la partita attualmente. Intanto mi ha sfidato un nuovo giocatore che non conosco, Carlo Cal 2. Quindi Carlo, se ci stai seguendo anche tu, scrivilo in chat. Così scrivo in chat i nickname. Così poi sfidiamo, almeno ci conosciamo, soprattutto quelli nuovi che non conosciamo. Con Burgiova ormai facciamo i brindisi, whisky. Quindi se non ci conosciamo, scriveteci in chat e così insomma ci presentiamo e poi giocheremo e faremo tanti brindisi insieme. E il ragazzo si difende. Sì, si immaginavamo che saremmo arrivati a questa posizione qua e come detto ci avevamo a disposizione la mossa donna A4, no? Sì, mossa interessante, anche B4 interessante tra l'altro. H6 è una mossa scontata a questo punto. Sì. E adesso... H6 è una mossa pericolosa perché si crea comunque un punto in G6, le case bianche diventano sempre più deboli per il nero, no? Quindi deve stare molto attento il nero. Dovrà difenderle bene. Tanto non è chiaro come difendere tutte le debolezze presenti. A un certo punto qua mi sa che ci sarà la classica coperta corta, no? Per tenere il petto coperto ci avremo i piedini fuori e viceversa. Ok, vabbè, B4 sembra la sua, no? Sì, B4 è presa. C'era anche... Attenzione, eh? Ah, questa è una buona mossa però, perché se cambia le donne difende anche il punto in E5, che era in presa. Sì, forse avrei dovuto prenderlo subito senza concedere. Cibora mi piace come nick. 007, se ci stai seguendo scrivici in chat, così Alex vede. E è un nick nuovo anche questo, perfetto. Ma il prossimo è Pappo 10. Pappo 10 mi piace, dà l'idea proprio che mangia i pezzi. Pappo. Come pappo tutto, mi piace come nick. Ok, qua dobbiamo capire cosa e come, quando e soprattutto perché. Perché?
Allora, non possiamo prendere in E4 perché altrimenti il cavallo diventa improvvisamente roba buona, no? Confermo. Ciò che possiamo fare invece è cavallo E5 ed eventualmente cavallo G6 ed eventualmente cavallo F4. Esatto. Sì. Comunque, Kildrak, ti stai difendendo veramente bene, eh? Proprio coi denti ti stai difendendo. Coi mozzichi proprio, resti attaccato... Attenzione che qua mi balena anche l'idea di alfiere F4, prima di... anche sì. Ne hai tante adesso, sì. Anche alfiere F4, io mi sento un po'... un po' setato. Anche se, onestamente, qua... Non lo so, eh. Curioso sta posizione qua, forse c'ho tanta roba. Mi stavo versando il mio Crown Royal. Questo sto diventando sempre più forte, ragazzi, ve lo dico. Fiere F4 e va bene così. Fiere F4, si sviluppano i pezzi. Stavo pensando a C5, però non... Era bella ma non ballava. E adesso questa per forza. Ottimo. Sì, beh, sicuramente stai acquisendo una supremazia territoriale importante. Tra l'altro lui ha pochissimo tempo perché è adesso più zero. Ragazzi, vi do un consiglio. Sfidateci con qualche secondo di aggiunta, di incremento. In questo modo la partita può durare anche di più perché molto spesso, vedi, si arrivano in queste situazioni che si perde per il tempo. Ok, io mi faccio la sfida con Pappo. Sì, ti seguo. Vai. Ah, sono il bianco. Qui arriva un gambetto sicuro, eh. Come lo famo sto gambetto? Caldo, freddo o tutte e due? Ah. Tiepido. Una francese si merita il gambetto francese. Eccolo qua. Pappo, se sei coerente col tuo nick, ti pappi il pedone in B4. No, non se l'è mangiato. Sì, questa è una mossa che posizionalmente crea qualche problema, no? Guarda, in realtà sono molto contento quando mi fanno C4, perché adesso quando gioco la spinta in D3, il nero è in difficoltà, perché è obbligato a mangiare, sennò io gli attacco il pedone. E quando mangia... Ah, ecco, fai questa. Vabbè, A4 e... Questa è una mossa pericolosa perché c'è A4 e lo metto in difficoltà. Il centro possiamo dire che è crollato, no? Sì, esatto. E tutti i problemi sulla spinta in C5, cioè i problemi di tensione al centro della francese classica tra C5 e D4 vengono meno. Quindi il bianco sta comunque bene in questa posizione. Ti recupero qualche messaggino dalla chat. Ci saluta Baltazar Blake. Buonasera ragazzi, ci dice. Ciao, buonasera a te. Germano propone 5, va bene, questo penso si riferisca alla partita già giocata. Sì. Goalkeeper home house, sono io, sono Cibora, con cui ho appena giocato. Grande partita. Valerio D'Alessio, ciao a tutti ragazzi, buona domenica, ciao a te Valerio. Brugiova, 4x4 è un buon compromesso. Beh sì, sicuramente. Noi, come detto Marco, vi invitiamo a giocare un po' così. Un po' con l'incremento, no? Perché di solito si arriva sempre in posizioni complesse dove si devono fare delle scelte importanti ed è importante in quei casi avere il tempo a disposizione. Andrea Caruso, piacere, mi chiamo Andrea, grazie per la partita. Grazie a te Andrea. Valeria Martinelli, gambetto francese top. Beh, se avete seguito già sapete il potenziale, no? Grande in mano, soprattutto giocatore molto creativo. Grande Valeria, sì, tra l'altro gliel'ho consigliato proprio io a Valeria di iniziarlo a giocare perché era in difficoltà sulla francese, gli ho detto ma gioca il gambetto francese. Kildrak, sì, avevamo capito Andrea, grazie, infatti. Andrea, anche tu sei nuovo, Andrea Caruso non è un nome che sento suonare familiare, sei un nuovo follower, diciamo così? Andrea Caruso, poi il cognome deve essere delle mie parti qui. Sicuramente. Se non è Campania, ho preso il palo, eh. Intanto per Alessandro Papi, partita interessante.
hai dovuto sacrificare un pezzo. Io ti consiglio di mangiare il pezzo, il pedone B4 all'inizio, di accettare il gambetto. A cui lui minaccia sicuramente di fare cavallo F4 e noi giochiamo la semplice mossa G3. Che impedisce tutte le... abbiamo diciamo disattivato il cavallo. E minaccia anche un piano tipico contro, sì, il piazzamento del cavallo in G6, che è quello di spingere il pedone H e metterlo in bocca, no, all'avversario. Confermo tutto quello che ha detto il socio. H4, H5 è un piano standard in queste posizioni. A volte si gioca anche Re G2, Torre H1 per cercare di dare più prepotenza all'attacco. Nel mentre io bevo, Andrea, vi seguo da un po', ho visto diversi video tuoi e di Marco. Viene dalla Sicilia, Grazie, Caruso, Andrea. Forse è un cognome un po' più campano, forse, Caruso. Almeno io abito un po' a confine tra Lazio e Campania ed è un cognome che da queste parti c'è, sì, un po'. Come no, è un cognome delle nostre parti, Alex, assolutamente. Valerio D'Alessio, quando si gioca contro Marco, vedetevi prima tutti i suoi fantastici video sui gambetti. Grazie. Allora. E qui dobbiamo puntellare. Sì, infatti sono deciso su come puntellare. Io faccio prima una mossa strategica. Affiere D3. Ah, lui mangia. Mangi. E se il cavallo si toglie, minacciamo il dono greco. Esatto, affiere per H7 scacco, cavallo G5, donna H5. Qui c'è tanto una zanzara che cerca di distrarmi in tutti i modi. Qui facciamo H5. Esatto. E adesso ci sono dei problemi tecnici effettivamente per il nero. Qui possiamo giocare in tantissimi modi. Sì, non credo sia il caso di spingere subito sull'acceleratore. No, anzi, mi piace l'idea che il cavallo in E7 comunque è abbastanza inattivo. Forse G4 mi piaceva ancora di più perché impedivo tutte le, tutte le mosse di cavallo. Sì. Però donna 4 sviluppa la donna, guadagna un tempo. Adesso gioco G4. E ho disattivato il suo cavallo. Ok, quella la lascio lì. Adesso potrei cambiare una torre. Sì, esatto, stavo per dirtelo. Per via della torre A8 legata alla difesa del pedone A5 si può combattere per la colonna C e fissare magari un pezzo in C5 a un certo punto. Sì, sì, confermo tutto quello che... Eccolo. Adesso lo rimangio, adesso prendo il controllo della colonna. Ok, questa è una mossa di... Si entra in settima e quel cavallo accuserà l'asfissia. No, in settima non posso, però posso giocare una mossa di attesa che è questa. Adesso attacco il cavallo, posso anche minacciare donna D6 o torre C6. E praticamente ci sono molti problemi. E anche donna C5 adesso sembra abbastanza forte. Donna D6. Hai ragione. Ma qui va donna. Ragazzo, va donna. Non penso che ci arriva, no? C'hai la semplice alfiere B1 e cavallo G5, per dirti. Sì. Effettivamente ci sono tante mosse aggressive in questa posizione. Se fa cavallo a prendersi... Ah, eccolo qua. Vabbè. Uno scacco. Qua non è matto, eh? Non è matto, ma F4 e poi glielo dai, no? Sì, sì. Boom! Boom! Alessandro Babi, ottima partita. Magari puoi accettare il gambetto. Sperimenta, prova. Accetta i gambetti, almeno a tempo rapido. Qui mi sono partite 20 sfide. Socio, tu c'hai qualche sfida? Igen 0 ci dice grandi. Daniele Toscano, Alex, vorrei cambiare la sfida con Marco 4+3. Puoi chiedergli se l'accetta? Come no? Aspetta, chi era però Daniele Toscano? Daniele Toscano è... Azzo, non mi ricordo il nome. Però adesso. Ho Carlo Cal 2 che mi ha sfidato più volte.
Dai, continuate così, ragazzi, dice Alessandro Papi. Ah, Dantares, eccolo qui, è lui. Dantares, sì, esatto. Sì. Mi ricordavo tipo Goldrake con Mazinga Zero, cioè Dantares. Buona partita, Daniele. Io tanto bevo. Io tra l'altro quando tu hai finito c'ho la sfida di Vale 03. Ah, perfetto, quella me la vengo a gustare tutta. Qui io sono partito subito con un gambetto, ragazzi. Tra l'altro questo gambetto io l'ho già giocato a Daniele. Vediamo se se l'è andata a studiare. Ah, il famoso gambetto sulla Ninzo? Sì, questo è il famoso gambetto scorretto. Se non sapete di che cosa si tratta, andatevi a recuperare il video, perché tra l'altro è un video che risale a dicembre, socio. Era il video di Natale, una cosa del genere, penso. Adesso cerco di mettervi subito il link del video sulla chat di YouTube, così chi nel caso se lo fosse perso potrà... Il gambetto scorretto era vero? Mi ricordo l'intro con le tazzine di caffè. Sì. Quante risate ci siamo fatte al giorno, Marco? Tra l'altro le tazzine di caffè vuote con i cucchiaini che suonavano. Sì, no, è stato troppo divertente quel giorno. Ve lo metto subito in chat. Allora, Daniele ha giocato un'ottima apertura, veramente le mosse più forti per il bianco. E quindi sta cercando di confutare nella maniera giusta questo gambetto, che è un gambetto scorretto. Il gambetto scorretto è un concetto interessante, ragazzi, perché è chiaro che molto spesso i gambetti non vengono considerati buoni, soprattutto per il motore. Però se metti in difficoltà comunque il vostro avversario, può essere sicuramente interessante. Vabbè, io qui mangio tutto e triplico a dispetto di ogni concetto teorico. Vabbè, diciamo che adesso è solo l'imbarazzo della scelta su dove mettere quell'alfiere, che sarà fortissimo, no? Sì, diciamo di sì. Qui devo stare attento perché mi arriva quella. In realtà non ho giocato le mosse più giuste dal punto di vista teorico, però. Ma qui di teoria non c'è comunque niente, eh? Sì, infatti, ma proprio quella è l'idea. Allora, ci dice Gigan0. Marco, ricordo di aver giocato una quindicina di anni fa a Latina, ma non mi pare di ricordare che avevi la pelata. Può essere? Beh, 15 anni fa, stavo parlando di mezza vita praticamente. Marco c'ha una trentina d'anni. Ero un ragazzino. Sì. Sicuramente. C'aveva manco 20 anni, voglio dire. Marco, 15 anni fa, se non sbaglio, Marco... Era bello piazzato fisicamente, aveva... Era un cubo, ragazzi. aveva riccioli, molto riccio. Era un cubo con i ricci. Provate a immaginare questa cosa. Ah, torni indietro, astuto. Bravo, Daniele. Allora, io a questo punto... Un arrocchetto artificiale. Bravo. Il socio mi legge nel pensiero. Vabbè, la situazione del re deve essere risolta. Tra l'altro questa partita simile l'ho giocata parecchie volte in torneo a tempo. Che succede? Fa morire a me, Brugio, mi fa morire. Raga, comunque i commenti, io ripeto, gli altri canali li vedo tutti molto politically correct, tanto che come vedete non ce ne frega assolutamente un cazzo. E quando leggo questi commenti io mi eccito. Brugio ci dice 15 anni fa eravamo tutti degli sventrapapere, poi il tempo passa. Ma Marco in realtà ha un po' subito, no? L'effetto inverso. Marco era più tranquillo, più studioso, più posato, più così. Poi a un certo punto non si è capito niente. Marco a un certo punto ha attaccato, si è fatto un tatuaggio, ha cominciato a fare palestra, è diventato il marpione della Dina. No, occhio a disse cose che poi vi chiamano il marpione della Dina veramente a me questi. Allora, 3-2-5, 3-3-6, so fa come... Io so, se all'inizio inizia a giocare con Tari Pedoni, so... Ah, qui potrei mangiare una qualità, ragazzi, eh. C'è una qualità impresa, però lui mi cambia le donne. Brutta storia. Ma la posizione è complicata, però la qualità non si rifiuta mai, no? No, infatti me la vado a pappare. E poi... E poi silenzi, prendiamo sta fieruccio e la vita continua. Beh, sì.
Bravo Daniele, comunque, è partita interessante secondo me. Secondo me potevi essere un po' più coraggioso e giocare donna per C7 dopo donna per C6 e non tornare Sì, indietro. minacciando alfiere di 6. Secondo me potevi essere più coraggioso. Ora. Ma quanto è buono sto whisky, devo stare attento che... Qui si gioca, ma qui mettiamo la torre che attacca il pedone in D4 sulla colonna. E va bene. E se torre di 1 arriva forse torre di 5 o cose simili, con Sì. l'idea di raddoppiare forse. O non c'è bisogno forse di complicarsi così tanto la vita, Guarda, forse torre B8, bravo, esatto. esatto, gioco prima torre B8 e poi vediamo quello che fa lui. Torre D2, perfetto, qui potrei avere Adesso dato torre B5. il socio mi legge nel pensiero, sa esattamente No, quello che segue il voglio. piano, segue il piano. Ok, questa è una mossa giusta. Io mi gioco tranquillamente una mossa semplice. La politica. Brugiava Sono ragazzo pulito, gioco pulito. ci dice: non ho capito re F7. Bene, il bianco stava minacciando di cambiare in F6 e dopo alfiere per F6, G per F6, aveva la torre in E1 il bianco e avrebbe mangiato il pedone in E6. Pertanto Marco ha messo il re in F7 così da non rischiare di perdere il pedone E6, che è un pedone abbastanza importante perché controlla il pedone D4 che è praticamente destinato ad essere mangiato. Per evitare che lo spinga poi in futuro, no? E poi non ci piace perdere i pedoni, diciamo la No, verità. no, Ci piace no, no. perdere i pedoni, no? Esatto. Oddio, il pedone si perde solamente se è un gambetto. E quindi in questo Ma là lo contesto. consideriamo un pedone perso, là lo consideriamo un dono per Ora, una se contropartita sostanziosa. raddoppio, lui mi fa cavallo in B5 che mi dà fastidio. Perciò io gioco prima la mossa A6, cercando di togliere la mossa cavallo B5. E poi magari posso pensare ad avere un attacco doppio sul attaccare sul pedone in D4. Ora sul cavallo E2 ho in mente di giocare la mossa E5. Così Ed il ho. pedone ci saluta. Sì. Vedi, A6 è una mossa, come dico io, profilattica. Quindi profilattico è importante anche in questo campo. Quindi impedisce il cavallo B5. E quindi poi si può. Impedisce situazioni indesiderate. Esatto. Profilattica sono cose importanti nella vita. E adesso Ok, in F5. lui si mette lì tranquillo. F5 mi piace. Bravo. Mi piace veramente perché toglie tutte le case al cavallo. Adesso è 5, 4 e poi non lo so. Poi qualcosa viene. Comunque Daniele sta resistendo, sta giocando veramente solido. Questa è una classica posizione che si dice è solo questione di tecnica. E Sì. mi ricordo ancora un giorno un mio carissimo amico mi disse proprio questo che mi preoccupa. Marco, ma in questa posizione piani con H5, H4, con l'idea di creare un nuovo ingresso sul lato di re, visto che tu con le due torri c'hai tutto l'interesse ad aprire la posizione e non giocare solamente su un settore della scacchiera, no? Possono Sì. aver senso o preferisci o come si gioca? Sono piani interessanti, però preferisco centralizzare il re e tutti i miei pezzi al centro perché gli voglio togliere tutto lo spazio che ha a disposizione. Vorrei aspettare che lui si indebolisce con le spinte di pedoni, perché prima o poi lui spingerà dei pedoni, oppure deve stare fermo, però quando sta fermo io posso piazzare tutti i pezzi come voglio. Quindi preferisco fare re 6, preferisco posizionarmi bene. Tra l'altro il pedone in B2. Ah, qui ha cambiato idea. Perché vuole giocare probabilmente cavallo in B4. E noi gli andiamo a togliere la mossa cavallo B4. E infatti torna indietro. E adesso gioco R6. Vedi che queste sono posizioni che si vincono giocando piano e vedi, lui non sa più che muovere.
Quindi questo è quello che. Però adesso facciamo una mossa che comunque H5 che dice Alex. E vedi, lui non sa più che muovere, ragazzi. E adesso possiamo pensare di giocare anche in maniera diversa. Giocare torre D3, fare re in D5, re in C5. E poi vediamo con questo re se riusciamo a mangiarci qualche altro pedone. Però il suo cavallo adesso è molto passivo e non sa come. Ok, adesso io. Ci dice Roberto Capelli. Ciao ragazzi, mi chiamo Roberto, vi seguo da un po' cercando di imparare qualcosa da voi, che siete bravissimi, ti ringrazio. Grazie. Marco nel gambetto di re, quando il nero dà scacco con l'alfiere nero, cosa devo rispondere? Adesso aspetta che finisco la partita e te lo dico. Immagino si riferisca alla variante in cui il nero gioca prima alfiere E7 e poi alfiere H4 scacco. Sì, lì devi sempre cercare di fare alfiere C4 e re F1. Non è un problema nel gambetto di re perdere l'arrocco, c'è una partita anche di Kasparov abbastanza recente dove succede una cosa del genere, no? Nel torneo quello del, come si chiama, quello che c'ha un sacco di soldi lì in America. E Ecco qui. adesso a spingere. Bravo Bene? Daniele, ottima partita. Grandissimo. Ottima partita Ok. veramente. Io c'ho No, Valeria. vai, vai, ti vengo subito a Mentre vedere, spieghi, mentre Valeria. rispondi ai ragazzi, io accetto la sfida di Valeria. Ok. Con il, cioè il nero. E4. Perché non vedo che stai giocando? Ho appena iniziato. Non riesco a vedere che stai giocando. Eccoti qua, perfetto, vai. Oh, Sicilianeggio, una bella siciliana classica. siciliana. Allora, nel gambetto di re, molto spesso l'alfiere H4 scacco non è un problema. L'importante è che tu hai giocato la mossa alfiere C4 e hai liberato la casa F1 per il re. Ti spiego perché. Perché quando gioca alfiere H4 scacco e tu giochi re F1, quell'alfiere in H4 è messo male lì, diventa debole. Infatti il nero spesso deve tornare indietro. Perché? Perché quando il bianco gioca una mossa di sviluppo classica come cavallo in F3, attacchi il suo alfiere che è difeso solamente dalla regina in D8. Perciò che cosa succede? Il nero non può mai sviluppare il cavallo in G8 né in F6 né in E7. Perché il cavallo che è in F3 mangia in H4 la sua alfiere. Quindi di solito, teoricamente, alfiere H4 scacco è una mossa sbagliata. Per questi motivi. Ora, non ho potuto fartelo vedere sulla scacchiera, però magari con queste mie parole che ti ho detto ti metti a tavolino e cerchi di capire quello che ti ho spiegato. Ok? Vai. Tanto qui c'è una siciliana in atto. Ah, bene. Allora, il socio Alex ha già conquistato un vantaggio posizionale perché in questa siciliana fare F4 non è mai molto buono perché una volta che si cambia in F4 la casa in E5 per il cavallo è veramente molto forte. Ok, adesso c'è solo da capire come reagire poi sul cavallo D4, se vogliamo dare Sì. questo alfiere, se non lo vogliamo dare o quant'altro, perché comunque darlo non mi fa piacere, non mi fa piacere nemmeno un cavallo in F5, nel caso che io faccia alfiere C4 per esempio per non cambiarlo, e se lui prende, se lei prendesse in E6, riprendendo D5, io controllo la casa D5 che è sempre un buon posto per il cavallo. In questo caso qua io decido di giocare eventualmente con i pedoni centrali doppiati, perché non sono in realtà una debolezza, dato che controllano molti dei pezzi del bianco, no? Le possibilità dinamiche dei pezzi del bianco. È raro che in queste linee, con l'attacco inglese, questa variante della Nydorf dove il bianco decide di giocare alfiere 3, si giochi con gli arrocchi, con l'arrocco corto. Di solito sono più partite aggressive dove ci si lancia un po' i pezzi addosso. Sì, mi piace, è assolutamente d'accordo con quello che hai detto. I due pedoni centrali lì sono molto forti e anche se sono doppiati controllano tutte le case di entrata dei cavalli. Quindi è assolutamente giusto. Ora mi piace l'idea di. Sto pensando a donna B6, ma non è così seducente. Mentre invece non mi dispiace donna C7, perché andiamo a rinforzare un po'. Dimmi.
Sì, per torre di 1, torre di 8. Avevo pensato, io non so, non conosco bene queste posizioni, avevo pensato anche a una mossa come B5, che minaccia B4 e eventualmente donna B6, perché comunque lì c'è un'inciodatura. B5 e B4 è un piano tipico della siciliana, l'unica accortezza dobbiamo farla quando c'è il bianco che ha il cavallo in D4, perché lui potrebbe, lei in questo caso, cambiare prima il cavallo in E5 e dopo la ripresa cavallo in C6, ci attacca la donna in D8, ci attacca il cavaliere e quando cambia dobbiamo per forza giocare donna E7 e il bianco gioca sulla colonna D più o meno. Attenzione al tempo, socio. Sì, sì. È un 3 più 0 questo, no, un 3 più 2, sto abbastanza tranquillo. Non mi fa paura la minaccia di A5 per restringermi, perché di solito fa più paura quando l'alfiere si trova in E3. Quindi non gli daremo molto. Faccio notare quel cavallo in E5 è molto forte e difficilmente bianco può cambiare, perché, ecco, vedi, infatti, perché il pedone in E5 poi controllerebbe le case D4 e F4, sono molto forti per il nero. Mm-mm. In questa siciliana. Bene, ok, adesso probabilmente in qualche linea qui si minaccia addirittura il sacrificio di qualità. E noi vediamo indirettamente con donna C5, forse deve giocare re H1 probabilmente, oppure cos'altro, presa. Al tempo, ma se invece fai cavallo F6 in D7, che succede? Ah, no, c'è la fine impresa. Beh, vai, eccoli, i 7 shot si fanno sentire. No, giocherò re H8 semplicemente. E che, come dire, passo, no? Sì. Tocca a te, fammi vedere il piano, fammi vedere se sacrifica quella. No, non lo fa, anche lei passa. E a questo punto qua dobbiamo prendere una decisione su questo che è. Allora, a questo punto dobbiamo semplificare, penso, no? C'è 15 secondi, eh? È arrivato il momento di cambiare i pezzi, perché qui il bianco rischia di buttarmi un po' dei pezzi addosso, quindi dobbiamo cercare di cambiare qualche pezzettino. A Carlo Caldo. Se dovesse cambiare, niente, dovremmo cercare altri modi. Di sicuro a me un giorno piacerà giocare eventualmente la spinta in D5 per liberare un po' il mio gioco. Comunque a livello posizionale sei molto bene. Sì, ma niente, diamo più forza al cavallo in E5 con conquistatore di 8, perché non può cambiare ovviamente il nero. Il bianco, cioè, scusate. Sì, sì. Torniamo col cavallo qui. Beh, una partita molto interessante. Mi piacerebbe vedere la chat, ma no, non posso. Cosa ne pensi della Winauer nella francese con il nero? Una posizione aggressiva e piena di piani. Sono d'accordissimo. Una delle posizioni sicuramente più complesse in assoluto. Degli scacchi proprio, solo della francese. Decisamente. Cambiamo. Ci piace cambiare in questa posizione e a un certo punto raddoppiare forse in C, non lo so, lo vediamo. E qua credo che no, questa non mi piace, questa nemmeno, quindi sono in G8, tanto adesso senza le donne non ho più tanto timore, se cambia tutto io accetto. Beh, adesso state giocando molto per il tempo, comunque sia. Quindi... Sì, 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 questo me lo piglio e questo qua lo metto qua. Se spinge prendo, se non spinge faccio io questa qua, che secondo me è una mossa buona, anche se sembra brutta, però D5 la controllo e il cavallo quando si porta in D5 io vado a entrare in C2, insomma non ci fa troppa paura la cosa. E adesso giochiamo questa qua, idea di giocare questa e giocare cavallo H5, cavallo F4, non me lo impedisce, Re G6, non ce ne frega niente, presa e l'alfiere resta un po' cattivo. Sì, sì, veramente un'ottima giocata. Cavallo di 5, io mi posso mettere qua? No, posso prima scappare, visto che ci siamo. E poi questa qua. Ma c'è un pezzo in presa. Scegli in presa, però c'è anche io un pezzo in presa e anche doppio, quindi non potevo muovermi molto. Adesso ho questa qua, forse la F4 è devastante adesso, molto forte, perché non può, a cui
che adesso questo quello lo parli subito. Questo lo cambiamo, questo lo mettiamo qua. Questo mettiamo qua. Questa la cambiamo, che è buono. Questo lo cambiamo. Questo lo cambiamo. Qua entriamo. Anzi, prima faccio questa, che è buona. Cambiamo sto alfiere, che mi dà fastidio. E ci andiamo a giocare al finalino. Finalino colpe di più. È abbastanza sì, vinto questa, molto facilmente. Questa. Se re di 3, re F3. Se non fa niente, re 2. Se questa, io faccio re F3, ma vicino, vado a donna e a pedalare. E questo gli diamo uno scacco. No, senza scacco? Sì, con lo scacco, con lo scacco, con lo scacco. Guarda, io mi sarei mangiato il pedone in B4. Sì, questa. Se andava a donna. Vabbè, questo è un finale vinto comunque. Scacco. Slurp. Ce lo mangiamo. Scacco. Questo è un finale di tecnica pura. Finiamo. Vale, questo è un finale perso purtroppo, lo sai. Questo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Eh sì, pura tecnica, ragazzi, eh. Questo è un finale di pura tecnica. Ora avvicina re, infatti abbandonato. Ottima partita, ragazzi, avete fatto una splendida, veramente una splendida, veramente grande partita. Molto forte Valeria, forse bravo. stavo leggermente peggio quando a un certo punto E5 l'ho sopravvalutata, la mia E5. Peggio no, secondo Sembrava. Me era abbastanza pari la posizione, però Valeria gioca molto bene, molto brava. La prima tanto la prima nazionale. Sì, male. Guarda, di solito Si posticipa un po', Valeria, quella giocata. Alfiere per F4 è brutta. Guarda, io di solito, te lo dico da sicilianista di nero, F4 non è una di quelle giocate che a me dà fastidio. È una di quelle giocate che dà fastidio quando io ho il centro con E6. Ma è un piano diverso e tu hai l'alfiere in C4, per dire. Quindi minacci di fare F4 e F5. Quando è possibile per il nero prendere in F4, si cerca di posticiparla a piani concreti, quindi subentra proprio il calcolo, ma non è un'impostazione di gioco che può creare problemi al nero. Sì, sì, sì. Io intanto ho accettato la sfida di Carlo Cal2, che ci sta sicuramente seguendo. Ah, qua mi ha fatto un gambetto. Ti vengo subito a vedere. Questo è un gambetto molto interessante, che tanto mi ha giocato un mio amico, un maestro, un mio amico Castelfranchi in torneo, mi ha messo in crisi, però io non ho accettato il gambetto all'epoca, oggi lo accetto. Oggi lo accetto e quindi gioco pure questa, mi sa. Oggi esorcizziamo un demone, quindi. A sfregio. No, in realtà non si gioca donna F3, si gioca donna E2. Donna E2 fastidiosa, minaccia alfiere A3, torre D1. In questo modo mi permette comunque sia di cambiare i pezzi tranquillamente con un pedone in più. Rocco pure. Chris 23, Roberto ti riferisce alla Cunningham? La Cunningham dovrebbe essere quella linea dove il nero fa lo scacco di alfiere in H4 contro il gambetto di re, è vero Marco? Sì, confermo. Alfiere 7, esatto, confermo. Se fosse rigide di Happy Days, invece no. Riccardo Suave, eccomi, ciao belli, sono in mezzo allo studio intenso ma non potevo non venire. E noi siamo molto orgogliosi e lieti del fatto che sia con noi oggi, e nonostante i tuoi impegni. Allora, qui facciamo una mossa di attesa F5. La mossa di attesa, Marco? Alla faccia? Certo. Così ho preso il centro. Ah, torre H3, interessante. Allora, qui facciamo subito uno scacco. Tra l'altro c'è una mossa F4, vediamo, adesso faccio una mossa psicologica, ragazzi, eh. Torno in B4 con il mio alfiere. Se lui fa F2, sperando, pensando che io possa pareggiare, gioco F4 e guadagno il pezzo. Vediamo un po'. Un piccolo esperimento psicologico, niente, non è riuscito. Eccolo, F4, hai visto? Psicologia, ragazzi, psicologia. E niente, qui ho perso un pezzo, quindi non... Si fa. Qui mangiamo il pezzo e entriamo in seconda.
Allora, ci chiede Logic Square: scusate ragazzi, dentro l'app di Licessa non trovo i gruppi, nemmeno voi. Help please. Ma guarda, io credo che non so nemmeno se sia possibile, perché quando di solito uno manda per esempio il link di un torneo, da cellulare tu se provi ad aprirlo, il link non te lo fa aprire. Penso che ci sia qualche problema da questo punto di vista con l'app. Quindi è sempre meglio farlo da PC se ne hai la possibilità. Se non dovesse averne la possibilità, onestamente su due piedi non saprei come potete aiutare. Sto provando, sto sperimentando anch'io, ma non in realtà non trovo. Sicuramente puoi comunque cercare su gruppo Gambito Club e unirti a noi. Quello lo puoi sicuramente fare. Alex, da cellulare non è possibile. No, da cellulare è impossibile. C'è questo bug purtroppo lì, c'è. Alex, hai qualche partita, qualche sfida in corso? Io sì, c'ho una sfida di Dantares, che sarebbe il nostro carissimo Daniele Toscano. Vai, giochiamoci. Un 4 più 3, si è imparato con l'incremento. Per forza. Vai, andiamo a vedere la sfida. E c'ho i pezzi neri. Eh sì, sei un ragazzo nero adesso, ti tocca, vai. Sì, e 4. Ah, beh, qui arriva, che fai? Non lo so, siciliana, mi sono un po' scocciato. Bisè l'ho giocata oggi. Vai dove ti porta il cuore. Dove mi porta? Il cuore è sempre la siciliana mi porta. No! Siciliana chiusa, D6, con comodo, perché ovviamente cerchiamo un ordine di mosse che possa farci rientrare nella Nidorf. Quando il nostro avversario ci gioca F4, bene, sappiamo che giocheremo un Grand Prix. E qua mi piace giocare una linea dopo cavallo F3 con A6, perché gli toglie la possibilità di giocare con alfiere C4 in tante linee, perché è abbastanza fastidioso. Qua io gioco praticamente con il pilota automatico. Il socio ha messo il pilota automatico, beh, quasi cambia al centro, immagino. Sì. Questo è molto semplice da giocare, qua faccio tutto quello che mi serve per arroccare e dopo che gioco donna C7 e cavallo in C6 fai sempre... faremo sulla colonna. Ma poi da qui ho sempre l'idea di fare 5, no? Questa posizione che è un cambio e 5 è interessante, però non lo so, perché lui comunque nel Grand Prix quando spingi già il pedone di F molto spesso ci stanno reazioni particolari, cavallo F5, queste cose qua. Se gioca sull'ala di re, di colpo la butti in caciara. Non lo so. Io spesso ho voglia di buttarla in caciara, però in certe partite mi piace più mantenere un po' il controllo. È proprio quello che è bello. E ultimamente non ti nascondo che forse sto un po' annoiato, forse non me va, forse non lo so, però sto più mantenendo il controllo. Anche perché, diciamo, la perdita del controllo è una cosa che ho già sperimentato. Nella vita immagino che tutti abbiamo perso un po' il controllo, quindi cioè può capitare, insomma, quindi è meglio quando non capita, però lo so, però purtroppo capita. Okay, questa è una mossa che invece non va un granché bene. La vita è dura, ci sono dei problemi tattici, credo. Oddio, forse nell'immediato nemmeno così grave. Forse, no, in realtà non succede niente al momento. E adesso mi piace molto E5 in realtà, perché combatte contro l'E5 del bianco e questo alfiere in D3 resta triste. Sì, mi piace molto. Quindi questa adesso idea. Mi piace. Sì, questo alfiere diventa quasi un pedone, l'alfiere in D3 del bianco adesso diventa quasi un pedone dopo E5, rimane molto chiuso, quindi dovrà... Guarda, se era un pedone era meglio perché poteva spingere in D4. Già, forse è vero. Cambio? Se può cambiare? Che gioco è? Quadriglia? Cambio, non lo so se mi piace il cambio, perché poi gioca E5, Forse sì. Forse un cavallo C6, se giù chiude... Richiude però diventate fastidioso, Ma io non so, non conoscendo questa posizione, sì, avrei giocato pure io, sì, esatto. Sì, diciamo, forse in extremis una donna B6 scacco, donna per B2. Esatto. Sì. C'è sempre questo tatticismo, il fatto che il re rimane sempre in G1 è molto pericoloso, Perché dà al nero tanti controgiochi o tante mosse come donna B6, donna C5 scacco.
e si salva molto spesso, salva la posizione. Ok, qua io nel dubbio, con i Magni. rigoni siciliani, con il nero, quando avete la possibilità di mangiarvi l'alfiere camposcuro del bianco, fatelo, sempre. Sempre. Scrivetelo da qualche parte questo, perché è Non voglio importante. generalizzare, Scrivete tutto. Vai, ma io socio. approfitto e metto pure questa qua. O no? No, questa non si può, questa sì però. Questa sì, e dove va la donna? In... H4. H4 e poi prendo là, prendi là, su pidda, pum pam. Ma non è meglio se lasci posizioni il cavallo in E5 questa posizione? Cambi in F4 o fai fiere F6, idea che mangiare, mettere qualcosa in E5? Non lo so, io chiedo, eh. Sì, Puoi anche si mangiare e può. fare donna B6 scacco, forse. Ma no, ce n'è tanti. Mangiare, bisogna mangiarlo per forza sto coso. Cavallo in A5 adesso, donna B6, prendo riprende. E che ecco, poi non mi voglio fare insozzare il campetto, non voglio lasciare la casa D5 debole, perché poi la donna me la trovo io in D2, ma adesso trovo il cavallo in D5 che mi attacca ai È 7. forte, sì. Mi dà fastidio. Voglio evitare questa cosa. Allora gioco subito cavallo F6 e poi vediamo come si regola lui. Se spinge mangerò e poi donna B6 scacco e poi vado a mangiare. D5 deve stare tenuta. Poi alfiere 6 forse se è possibile. Questo lo cambia. Ah, Ah, immagino. de corsa pure. De corsa pure. E adesso, come detto, andiamo a mangiare, Lì c'è sta un pedone in presa e come fai a non no? E poi mangiare? possiamo anche rientrare eventualmente nella posizione. Allora, vediamo un po' che cosa stanno scrivendo i giovanotti in chat, no? Approfitto per leggere mentre Dantares pensa, questo cambio ci può interessare o non ci può interessare? Io penso che io dovrò cambiare perché è troppa pressione e non mi piace. G6 è una mossa che devo fare a un certo punto. Pim, 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 pum, pam. Valeria Martinelli ci dice, ah, ok, il gruppo no, dovresti aprire l'ICS dal browser, quindi dal computer. E non ci sono. Ah, dal browser, sì, quindi anche da mobile, ma ovviamente dal sito internet, non dall'app. Pipum pam. Riccardo Suave, My Gruppi, ciao. Sì, sono io. Avete oltre 2000 iscritti? Sì, abbiamo 2200 iscritti. Sì, Grandissimi, sì. grazie. Allora, come detto, abbiamo cominciato un po' così per cazzeggiare. Alla fine la gente ci ha creduto. Abbiamo bluffato e la gente ci ha creduto, Marco. Ah, alla fine io penso che la gente. Sai, alla fine noi siamo ragazzi semplici e quindi facciamo quello che siamo noi in campo e quindi tra l'altro pure bevuto, quindi belli questi discorsi molto seri fatti. Cioè, non mi fa farsi discorsi seri perché ho bevuto. Quindi. Io qua non so che cazzo, cioè non so che cazzo fare. Allora, io te qua c'ho un credo, te problema. sta arrivando H5. C'ho dei pedoni un po' malvagi, no? E se ah, ho trovato. Donna D4. Non può giocare Torre F4 che c'ho donna per A1 e sto minacciando di fare donna G4 e cambio un po' di roba. Bravo. Ti è piaciuta, socio? Bella mossa, questa mi è Quanto cazzo sono piaciuta. creativo. Questa mi è piaciuta veramente tanto. Comunque no, stavo dicendo che alla fine siamo ragazzi semplici e noi ci divertiamo a stare insieme alle persone e mettiamo in pratica quello che conosciamo. Andrea Sperelli mi ha sfidato, ok. Cambiamo sta reginella, che dici? La cambiamo sta reginella? Cambiamo. Daniele, la vuoi cambiare questa donna? O vuoi farti dare matto, Daniele? Mo ti fa donna da qualche parte. Mo fa donna E7, il malvagio, e io gli piazzo un alfiere F5 random o che ne so. No, Ecco, grande, cambiato le donne. N7 combatteva un po' di più però, Eh eh. sì. Era più interessante. Bene, qua abbiamo la debolezza del pedone B7, ma come al solito non ce ne frega niente. Noi possiamo giocare così, probabilmente. Se torre in B1, giocheremo torre E7 raddoppiando. Se non fa niente, noi possiamo fare uno scacco. Possiamo forzare il cambio delle torri.
Boh. O possiamo fare cosa? Beh, qui c'è un pedone in più comunque. Sì. Tra l'altro, finale di Alfieri dello stesso colore, quindi è un finale vinto, non è un finale patto. Spesso Alfieri colori contrari, anche se si ha pedoni in meno, sono finali patti. Invece in questo caso, assolutamente no. Quindi cambiare le torri per Alex è sicuramente la prima cosa da fare. Sì, tra l'altro il pedone in D6 è un pedone per lui inattaccabile in finale di Alfieri, mentre i suoi due pedoni in C4 e in D5 sono comodi obiettivi d'attacco. No! Clamoroso al Cibali! Ma così fate sembra che vinco a culo, però, Daniele, dai, no? No! Perché RH2, Daniele? Ah, è finita la partita. Sì, abbandonato, vabbè, non ha ritenuto dignitoso continuare. Tu c'hai sfide, Marco? Sì, ho Strong Pong 2006, un ragazzetto del 2006 che tra l'altro gioca molto bene, e solo che non so chi è in chat. Comunque io sto in chat e sto seguendo. Ci abbiamo Riccardo Suave che ci sta scrivendo. Suavemente. Suavesito. Secondo me se andate su Twitch ci sarebbe più gente in chat. È una cosa alla quale stavamo pensando, non ve lo nascondiamo. Però diciamo che stiamo un po' più, è vero che non ci abbiamo bisogno di rinforzare tra virgolette la nostra immagine e i nostri obiettivi come canale, no? Perché comunque chi ci segue già sa come la pensiamo su tante cose, però diciamo ci andiamo a immischiare in un gioco dove sono coinvolte tante altre realtà diverse e non vogliamo entrare a far parte di quel circo. Diciamo che ci pensiamo, però noi vogliamo restare quello che siamo, noi stessi, quello è importante. Perciò utilizziamo la piattaforma come dicesse, anche se è un po' scomoda, ma è neutra. Tante cose, ragazzi. Qua arriva una fiera per F7 che ti sdraia, no? Porca miseria, non l'ho vista. Dimmelo prima, socio. Stavo a parlare con la gente, scusa. va bene, fa niente. Always stay real, ma keep it real, sempre ragazzi, ma questa è la prima cosa, ve lo dico, è la prima cosa, raga. Circo è la parola giusta, eh? Beh, sì, purtroppo sì, non voglio criticare nessuno, Marco mi conosce e sa che sono crudo quando voglio dire qualche cosa di crudo, però non, veramente non mi vado a alzare polveroni, è una cosa che non mi piace, quello che si crea, è che purtroppo pensano tutti così tanto alla confezione, che poi dentro il regalo, quando vai a aprire, ci sta. E questa cosa a me mi fa un po' arrabbiare. Perché io sono stato, anche io, terza nazionale, NC, e avevo bisogno di persone più forti di me che mi dicessero, guarda Alex, la via è quella, fai così, così impari, così fai, così puoi dare, così puoi fare. E invece no. E invece questo non succedeva, e c'era sempre gente che pensava ai propri interessi senza condividere le proprie esperienze, e quindi il processo di crescita, il mio almeno, è stato abbastanza più lento. Ma ne vado fiero perché l'ho fatto da solo. Con il canale, quello che fa con Marco, è un'altra cosa proprio. Vogliamo invece condividere le nostre esperienze con voi. La rubrica G per Gambetta di Marco è la storia degli scacchi di Marco, praticamente. Poi abbiamo tante altre rubriche dove ci divertiamo e facciamo anche cose diverse, no? Però principalmente l'interesse del canale è quello di condividere le proprie esperienze, stare vicino ai giocatori, perché noi siamo giocatori come voi, e tutti insieme far qualcosina. Migliorare, crescere, appassionarci. E questo ragazzo gioca bene. Questo ragazzo ho visto, ti ha sparato un alfiere di 6 che a momenti ti vengono i brividi. Il ragazzo gioca bene. Ovviamente io canto, ragazzi, preparatevi, perché è importante il canto a scacchi. Allora, boh. Sai che ti dico, pensavo di leggere e scrivere. Allora. Secondo me la tua torre di A1 è più debole della tua torre di D7, quindi provvederei. Sì, anche se, sai, quel G4, G5 tra poco mi dava... Se sta benivoglia, insomma. No, diciamo semplice. Intanto bravo a Strong Po 2006, perché a parte che ha il 1005 col punto interrogativo, quindi potrebbe essere un account nuovo, no? Come no, quindi non so, non si sa il vero valore del giocatore, però devo dire che ha giocato comunque bene questo gambetto di re.
Quindi insomma, premiamo. Tanto qui cambiamo subito la torre perché. E adesso primo grattacapo, no? Ok, su quella io sicuramente il cavallo nel 5 lo voglio mettere perché il cavallo al centro controlla 8 case, quindi molto forte. Lo E teniamo. adesso riproponi la tua idea, no? Sì, sicuramente. Anche se non è detto. Ah, sì. Sì, perché magari riesco a indebolirgli pure dei pedoni lì. Praticamente potrei anche pensare di giocarla in maniera molto posizionale, alfiere G6 cambio e poi cambio in D6 il pedone debole, faccio cavallo B5, magari torre 1 e gioco più posizionale. Ma leggo un attimo la chat, Marco. Vai, vai. D'aggiorno. Le puntate con il GM Mariotti sono spettacolari. Ragazzi, ma Mariotti, ma avete capito chi cazzo è? Cioè, attenzione, cioè, abbiamo una leggenda. Io non piace far vanto delle cose, ma cioè, in Italia chi cazzo ve l'ha portato Mariotti su internet? Cioè, è un evento veramente assurdo. Veramente assurdo. Mariotti Marco non so numero come abbia fatto, cioè, questo denota pure la stima che c'ha il GM Mariotti per Marco e non perché sta presente, ma Mariotti, senza nemmeno conoscerci come canale, fece un articolo nel suo blog, unoscacchista.com, che seguitelo, dove parlava del gioco di Marco e che, nonostante fosse una persona che a un certo punto non giocava più tornei e quant'altro, giocava roba pazza, ha acchiappato Ivanciuk, ha giocato quel gambetto assurdo e è riuscito anche a pareggiarci, no? Grande Fortuna, evento. fortuna, fortuna, Ma anche lei, beh, se mi lampo, si sa che può succedere un po' di tutto, sì. ma lei che sta parlando, come si chiama? Se ti riferisci a me, sono Alex. Se si riferisce a qualcun altro, non lo so. È sul gruppo Telegram. Noi non abbiamo un gruppo Telegram, No, quindi non so se. io no, però sono su un gruppo, io sono su un gruppo Telegram, per esempio. Forse fa parte di quel gruppo. Oh, qui sto Alex, perdendo tempo. piacere. Bene, bene o male, devo capire che fa nella vita qua adesso io. Ah, giustamente, non vedendo la webcam, ha detto questo: chi è? Chi è? Io sono Alex Melchior, quello che sta nel canale con Marco e Franco. Ma È come chi è? facile. No, vabbè, qualcuno probabilmente avrà sentito solo la voce, è abituato a vedere l'immagine in webcam, e quindi non si sa. Marco l'ho conosciuto grazie al gruppo Telegram. Io purtroppo da queste realtà fuggo un po', diciamo che sono un po' più orso rispetto a Ma e chi è che ci sta scrivendo del gruppo Telegram? Per curiosità, eh. Riccardo Soave. Ah, Riccardino, grande Ricky. Come no, grande Riccardo. Ok, mi hai messo paura, Strongpo, torno in H2. Riccardo. Adriano Meis ci dice: Alex Melchior, sei un grande, sei simpaticissimo. Beh, grande, sono 1,96 m, quindi abbastanza grande. Simpaticissimo, ti ringrazio. È un big Alex, ragazzi. In tutti i sensi. Brugiova mangia il cavallo di alfiere. Beh, questo è un cambio che in realtà a Marco non interessa molto, perché diciamo quel cavallo sta bene lì e l'alfiere anche, che agisce a raggi X su F7, colonna aperta, dove Marco con la torre in F1 sta premendo. Quindi in realtà non è un cambio che ci interessa. Tanto c'è un alfiere in presa? Sì, però c'ho il mio cavallo in presa, ma io a questo punto gioco una mossa come D4 che puntella il mio cavallo in E5, difende, e continuo le mie minacce. Vabbè, in un futuro secondo me il finale non è malvagio per il bianco, no? Perché tu c'hai No, la maggioranza al lato lontano e. assolutamente. Beh, questo ragazzo del 2006 gioca veramente bene comunque. Sta giocando bene, nulla da dire. Ok. Enrico Tobi, Tobio o Tobio? Tobio? Tobio, immagino. Ma porcaccia la miseria, avevo switchato l'inglese a braccio, le notifiche di avviso sul vostro canale. Dai che ci sono avanti tutta. Capita, ma guarda, Enrico, ti dico la verità, guarda, capita a moltissimi in realtà che è proprio YouTube che non ti manda le notifiche. Io ho sentito molti streamer, YouTuber e quant'altro che si sono proprio lamentati del fatto che spesso YouTube non gli dava le notifiche e questa cosa qua li faceva un po' incazzare. E infatti moltissimi
hanno aperto dei gruppi Telegram o comunque su altri social per rimanere in contatto con i propri follower. Riccardo Suave scrive: Adriano Meis, apprezzo il suo nome da Inetto. Come mai questo commento così incattivito? Ragazzi, non fate i cattivi. Boni, state buoni. Riccardo, ma non mi sfidi? Come mai questo commento acido, Riccardo? Ce lo vuoi scrivere, per favore? Ok. No, non te lascio neanche quel pedone. Ma è Strong Bull. Mi tocca difendere Adriano perché mi ha fatto un complimento, anzi due. E quindi da spada tratta, Marco, per difendere Adriano. Faccio tipo Rocky? Faccio Adriano! Adriano. Ma è Strong Bull 2006, chi è? Non lo so, Marco, non lo so. Ci scriverà sicuramente in chat se... a fine partita, se potrà, su YouTube, se ci sta seguendo. Chi sei? Fatti vedere. Vabbè, qua stiamo un po' allungando il brodo, ma diciamo che il risultato non è in discussione assolutamente, no? Direi di no. Chess, ragazzi, ho fatto chess. No, c'è stato un aneddoto clamoroso. Una volta stavo giocando un torneo a tempo lungo e praticamente ho assistito a questa scena, no? Allora, stavano giocando, a un certo punto uno inizia, invece di dire check, che significa scacco, però in inglese, ha iniziato a fare chess. L'avversario un po' indispettito, a un certo punto ha chiamato l'arbitro e gli ha detto: scusi arbitro, il mio avversario dice chess invece di check, sono infastidito. No, vabbè, insomma, dopo finisce questa discussione, si ritorna a giocare, ovviamente l'avversario fa scacco e fa chess un'altra volta e si andò quasi alle mani. Certe volte, guarda, basta veramente poco per incattivire una situazione. Tanto forse era di origine campane questo qua che diceva chess, in realtà gli stava dicendo che era un cesso, non che stava dando scacco. Probabilmente sì, ma è stato divertente. Tatticismo, che finezza però. Stavo lì a fianco, no? Diceva chess, invece scacco era chess. Attenzione a Marco Parpi nelle depilazioni a domicilio. Comincia a depilare come Silke Pill tutti i pedoni dell'avversario. Se re 6, probabilmente Marco se ne sbatte. Giocare la torre 5 scacco, gli cambia le torri e finisce l'agonia. Immagino che Marco sia stato abbastanza convincente. Magno pure il ciborium qua. Allora, però ragazzi, mangiato, non stiamo scrivendo più? Tutti ragazzi, ammosciati? Vabbè, sì, ragazzi, siete stanchi. Sono le 6:30 e ci può stare, eh? 6:30 è l'ora dell'aperitivo, no? Io basta aperitivo, se no. Io penso che invece una camminata me la vado a fare. Ho fatto 7 sciottini. No. Buoni. Buoni. State buoni con gli sciottini. No, vai mangiando i 4, lo difendiamo. Dai, allora questo lo spingiamo. Socio, ma che dici? Vogliamo fare fino alle 7? Che dici? Io dopo penso che... Tanto, insomma, sono... Sì, perché no? Allunghiamo. Tu sei qua quando... Quando sai che stai impegnato puoi pure chiudere qua, se vuoi continuo io, qual è il problema? Bene. Tanto qua all night chess, però ti devi vedere come, perché sulla web non ci stai. Sì, no, eventualmente chiudi, la riapro io. C'è un Lele 99 Villa che ci segue. Ok, sì, io penso che fino alle 7 ci sono, poi lascio. Zompa la torre, zompa re e matto a seguire. Grande, non si abbandona mai fino alla morte proprio. Finché morti non ci separi. Eccola. Bene, Strong Po, ottima partita, ottimo gambetto di re. Socio, tu c'hai qualche partita in programma? No, io non c'ho sfide al momento.
Allora io vado con Perelli, Sperelli, Spinelli. Vai. 3-0, quindi very aggressive. Gioco G6. In chat, ah, lui è uno di quelli che fa London. London Family. London, veramente un grande London proprio. Vabbè, gioca solido lineare. Dalla chat qualcuno? No, in chat calma piatta, al momento i ragazzi si stanno facendo un mojito, sicuramente con le pallette immerse in piscina, cosa che andrò a fare anche io a breve. No, ma infatti penso che ammucchio tutto e vado pure io, eh? Aperitivo e piscina, mi sembra anche giusto. Oh, qui sta succedendo qualcosa. Su F5 che succede? Attenzione, c'è una sfida, Scusate, ragazzi. Attenzione, incredibile, amici! La chat, si lamenta perché Alex non la legge. Ah. Ma io sto seguendo la chat, ma non vedo messaggi. Perché sei scemo, non lo so. Hai qualche problema? Prova a refresciare. Incredibile. Tanto interviene Franco. Franco è il tipo il master del dungeon. Attenzione. Master the Dungeon. Sì, Dungeon Master lì. Tipo quello che interviene dal di fuori della dimensione. Che... Alex, tu che hai più esperienza, qual è l'accento abruzzese che con due B tra l'altro, che adesso non mi viene in mente? Perché in chat chiedono. L'abruzzese è un po' tipo Ciociaro, l'accento abruzzese. Io penso che sia tipo tra Lazio e Campania. Tutti dicono è un po' più sociale, sì. L'ho fatto. Allora, sì, hai ragione, Franco. Non so per quale ragione mi si era impallato un po' tutto e non leggevo più i messaggi aggiornati. Adesso ho refreshato, leggo tutto. Molto quindi bravo. Non sono scemo, Franco. Ma non avevo refreshato. Intanto, Franco. No, chiaro che non sei scemo. Allora, recupero un po' di commenti. Allora, dai. Vai. Pim 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 pum pam, torniamo indietro un po' perché... Allora, io ho cercato di prenderti in giro perché non hai letto il fu Mattia Pascal, che è, insomma, un po' grave. E i fu, Mattia Pascal, no, quello è fu... Siccome Immobile. Vabbè, esatto, no, però era bello. È un giocatore di calcio, giusto? Incredibile. Aspetta, qui facciamo questa cosa qui. Io tanto sto giocando, voi leggete pure i commenti, fate tutto. Ma chiaro, ma infatti noi cercheremo di distrarti. No! Inventeremo cose incredibili in chat per farti Franco ha pitturato, cambiare il focus. Hai pitturato tutto, Franco? No, in realtà no, avete ragione, non l'ho letto. Non sono, ammetto di non essere un grande lettore di questi libri. Sono interessato ad altri temi. Per me la letteratura classica, romanzi e quant'altro non attirano assolutamente la mia attenzione. Ho proprio fatica, in generale, a cimentarmi in ciò che non attira la mia attenzione. Potrei leggere 6 volte la stessa riga e tornare da capo e mi chiedi che cosa ho letto e ti dico non ho capito. Una beniamata minchia. Scippa. Ma per la verità nessuno ha mai letto queste cose, solo che sai, a scuola ti obbligano a leggerle ogni tanto. Invece io no, io ho lasciato la scuola molto presto per situazioni di vita varie che un giorno, se avrò voglia, vi racconterò, quindi non ho avuto proprio modo di fare un percorso classico di studi. Ma in realtà nessuno molto probabilmente si metterebbe davvero a leggere il fu Mattia Pascal, nonostante sia corto, molto probabilmente te lo leggi in un giorno se vuoi. Ma comunque torniamo agli scacchi. Allora, qua dice che è arrivato l'abruzzese con 2B. Tu, visto che io non lo so fare, puoi provare a fare un'imitazione dell'accento abruzzese? Ma guarda, in realtà non saprei, veramente non saprei. Io ho 3 più 0 a 36 secondi e non mi dite niente. Porca miseria. Chiaro che non ti diciamo niente. Io pensavo che stavo giocando con l'incremento. Mi tocca iniziare a giocare... Purtroppo c'era scritto nel piacere che Andrea Sperelli non gioca col allora Nintendo. Adriano mi chiede che musica ascolto. Beh, ascolto un po' di tutto, a dire la verità, principalmente rock e rap, hip hop, questo genere qua mi piace molto, anche se ammetto che ultimamente
ho iniziato a seguire molto 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 il jazz e tutti i vari generi che contiene poi il jazz, perché è veramente un mondo vastissimo. Possiamo bannare Riccardo Soave, per favore? Ma perché, che ha fatto? No, vedi? il matto a 19 secondi, incredibile. Scusami Gang, Andrea, però è dal polo. Questo è... perché voleva vincere per il tempo. Che ha fatto Riccardo? Senti che c'ho due sfide. Vai. Senti che c'ho due sfide. C'ho Stefano e c'ho Gabriele. Stefano, se non sbaglio, è quello che ha vinto uno dei premi di fascia, che doveva fare lezione con Marco, se non sbaglio, vero? Confermo. Ancora non abbiamo fatto lezione, abbiamo rimandato perché, sai, Ferragosto... Tra l'altro, ragazzi, mi autoflagello dicendo che dopo il torneo non abbiamo fatto un post dove dicevamo i nomi delle quattro persone che sono state premiate e con le quali abbiamo fatto lezione. Io le mie due promesse, i miei due premi li ho già assegnati, però non ho effettivamente mai scritto un post su questa cosa. Forse avremmo dovuto, vero? Sì, ma non lo so, ma alla fine... sti cazzi, no? Gabriele è arrivato per prima, quindi andiamo con Gabriele. Vai. Dicevi, Marco? Come no? Sei già in diretta. Solo per te, i quattro. Sul primo ma sei binario. Sicuro? C5. C5 e giocheremo... Come giochiamo qua? Come vuoi. Io classico. Classico. Di 4, presa. Siciliana cavallo. Classica. Franco, com'è andata la pittura? Dai, ma in realtà adesso dovrei tipo tornare, poiché in realtà la mia era solo una pausa e volevo redarguirvi all'interno di questa live per la mancanza della chat. Intanto, ragazzi... Però, sì. Sì, no, ci fa piacere Franco. Grazie Franco, ricordiamo ragazzi, scoprite da dove viene Franco perché avrete un grandissimo premio, eh. Mi raccomando, in chat scrivete tutti i paesi che vengono in mente. Allora, vi do qualche consiglio. Io tifo una squadra di calcio che si chiama San Benedettese, di cui se volete posso intonare l'inno della squadra di calcio. Ma anche no, Franco, no? Ma guardate che quella è la squadra con l'inno più bello del mondo. Ma immagino questo inno. Ma guardate, io vorrei intonarlo per... No, in realtà no, però vorrei che le persone andassero a cercare su YouTube, dopo la live, chiaramente, San Benedettese calcio inno, perché è veramente qualcosa di fenomenale. E nessuna squadra... Sta dando informazioni false, secondo me, ragazzi. State attenti, Comunque vorrei fare i complimenti al mio avversario di prima, perché... Attenzione, ci scrivono in chat. Emilia Romagna, sicuro, quell'accento è inconfondibile. Allora, scusatemi, ma Edmond Dantes, Alex, cosa ti fa venire in mente? Edmond Dantes. Edmond, visto che vogliamo mettere i personaggi, cioè i nostri fans hanno solo personaggi di libri, fondamentalmente, come Nick. Non so, io. Ma è buono, no? Eh? Buono, no? Beh, no, molto probabilmente sono acculturati, certo. Sono convinti che tu sia lombardo, Franco. Ma lombardo veneto o lombardo piemontese? Esatto. Cioè, perché ci sono due parti della Lombardia che si odiano uno. Pure se semplicemente Lombardi, tra l'altro, era un grande maestro americano. Lombardi, mi dicono che sono umbro, ma parlo così. Non ti capì? Non cambiare argomento, Franco. Ti ho beccato. Occhio, se lo dice occhio, lui. Sembra abbastanza convinto il tizio. Attenzione, dice Lombardo piemontese. Attenzione, Franco. Attento, perché ragazzi. Ti scono? Vabbè, certo. Continuate. Adriano ci dice: secondo voi chi sono i tre giocatori di scacchi più forti di tutti i tempi? Marco e Alex. È il trio Medusa, tipo. Difficile domanda questa, Domanda complicata. Per fortuna che mi trovano i profili su Facebook. Quindi, qua mi dicono che c'è un Franco di Mare 89 che viene da Sassuolo, che ha studiato a Modena, interessante, che sono tutte in provincia di... cioè sono tutte robe dell'Emilia Romagna, no? Visto che fanno gli stalker, molto bravi.
purtroppo loro non sanno che io sono fake in tutto quello che faccio, non esisto praticamente, quindi metto le informazioni false. E quello è il problema di Franco, ragazzi. Ragazzi, ma la vostra top 3 ce la volete dare, ragazzi? Io te, Marco. Salvatore Liuzzi, sei Kasparov, Kasparov e Kasparov. Io non lo so, perché come forza di... Io, diciamo, do una risposta seria. Diciamo che... No, lo so. Stefano Marini, grand'uomo, grand'uomo. Gino prepara lo spino. È l'inno della San Benedettese calcio. Attenzione, allora. Ma tornando ai tre top di tutti i tempi, è difficile perché ogni epoca, secondo me, gli scacchi hanno subito delle evoluzioni... E quindi ogni epoca ha avuto i suoi prendendo in considerazione tutti i parametri, no? Cioè, nel senso, prendendo in considerazione il fatto che gli scacchi nell'Ottocento non sono gli scacchi di oggi, però no, rapportando la forza del più forte dell'epoca al contesto che vivevano, no? Perché è normale che se è così, Stenitz non potrebbe mai essere il migliore di tutti i tempi perché no, non c'è stava di computer. Esatto. Ma perché? Ma guarda che Stenitz giocava benissimo, eh. Sì, 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 però diciamo c'è stato anche di meglio, no? Andatevi a vedere il video su Stenitz. No, raga, non andatevi. Andatevi a vedere perché Franco ha dato il meglio. Fa schifo quel video, ho sentito l'audio, facevo veramente schifo, ancora più. Non lo so, io direi comunque che Kasparov e Carlsen ci vanno sicuramente tra i top 3. Ma probabile, Edmond, in realtà non ho proprio voglia. Ti direi, non lo so, ti direi forse Fischer, però... Però io farei una piccola distinzione tra giocatori forti, quindi diciamo dal punto di vista risultati, agonismo, eccetera, a talento, perché tra i talenti sempre ci stanno sia Carlsen che Capablanca, attenzione. Sì, no, sicuro, io voglio Capablanca, ma Capablanca per me stava lì, tra i top 3, non sa, cioè stava lì, fu il quarto. È difficile stare una top 3 senza escludere qualcuno, è veramente difficile. Però... purtroppo, non lo so, è molto complicato come ragionamento, perché calcolando che ognuno ha vissuto epoche diverse con l'aiuto del computer, oggi è tutto diverso. Quindi sì, è difficile fare veramente dare un giudizio, una valutazione. Ma anche perché sì, non è che hanno giocato in due o tre a scacchi, nel senso... No, cioè, no, certo. Ci sono un sacco di persone da considerare. Tantissimo. Io penso che direi Kasparov sicuramente. Fischer e Aliekin sono i miei tre. Sì, anche. Certo, Carlsen come forza di gioco non puoi non... Però non lo so, è veramente complicato perché le epoche sono molto diverse tra di loro. Sì. Quindi non so... Io mi sono autodato matto, mi sa, È vero? Penso di sì, perché non posso giocare H3 e prendo matto, quindi attenzione, Attenzione, chiacchierando, donna F4. Sono cacciato in una brutta situazione. Ah, no, non donna me ne F4, alfiere E5. No, però potresti tornare indietro nel caso. Mi becco come minimo un doppio qua. Scusa, donna F4 e sticato, nel senso... F4 E5 ammucchiano. Vabbè. Beh, gli devi dare un pezzo piuttosto che dargli la mano, insomma. Sì, vabbè, non è detto nemmeno che sia sufficiente, però vabbè, dobbiamo rubarla in più, però, no? Sì. Ho perso donna 4, onestamente, chiacchierando, mi sono perso donna. Ma che tu hai voluto mangiare F7, tra l'altro, con una foga micidiale, tu dici, mangio con scacco. Le donne, poi c'avevo la donna per alfiere per D8, lui prendeva la mia donna e continuavamo, però ho voluto fare qualcosa di creativo, e non mi è riuscito molto. Se gioca alfiere E5 ti prendi sta patta. Ok, non lo fa. Beh, c'era da aspettarselo. G3? Non puoi farla, quindi donna G3. No, vediamo se c'è qualche altra soluzione. Come lo difendo H2? Donna G3 è unica. Eh già. Volendo c'è anche alfiere G8. Così, la butto lì. No. Che non ha alcuna... No, però salva dal matto, in effetti. Cioè, nel senso... Beh, no, non è che salva. Diciamo, fa una mossa in più. Sì, esatto.
Però tutte le altre oltre a donna G3 ti permettono di perdere. Sì, sì, no, donna G3. Dubito. Donna G3 oppure cavallo F5. L'ho vista, però mangia scacco, RH8, poi devi sempre difendere il matto. Boh. Donna G3 però c'è pure cavallo 3 dopo. Ma su cavallo F5, se lui mangia tu dai scacco e gioca RH8, che succede? Niente, perdo la prossima. Non quindi c'ho più donna F4. Quindi forse non, forse non funziona, no. Quindi abbiamo capito che l'unica è donna G3. In effetti, giga, sì. Immagino che cambi e poi giochi sta finale con un pezzo in meno, ma almeno puoi giocarla sul tempo. Hai sì, più esperienza del nostro avversario nel finale, dai. Dovrò rubare per dirlo in un altro modo. Diciamo che devi aprire la cassetta del furto. Intanto per quel pezzo tu hai un pedone. Che niente, allora vado dell'anattimo, prendo il passamontagna e torno. Eh sì, eppure Mangarello, visto che... intanto già non è più un pezzo ma è una qualità. Sì, e già la cosa potrebbe anche... a questo modo... oh, attenzione, attenzione! Yeah. Attacca anche F... quello, anche G2. Vabbè, quindi forse spostiamo il re in questa posizione, o no? No, 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 difendiamo G2 e siamo a posto, no, così. Una qualità, come la difendiamo? Un pezzo è una cosa, una qualità è un'altra, La qualità è diverso, attenzione. Beh, la qualità non è davvero materiale in meno. Allora, esatto. Qua attenzione, dicono che sono di Monza, potrebbero essersi avvicinati. Monza? Di Ponza! Puscia, noi sposteremo sto cavallino. Per forza qua? H? Le altre situazioni non mi entusiasmavano, quindi... E cambiarlo non credo che sia proprio il caso, con questa qualità in meno, cambiare i pezzi proprio no, No. Fiere F7 non funziona? No. Sì, forse... F7 sì, è da pensare, però non... Però non adesso non funzionava. Dopo torre F8 ci sono delle minacce. Non lo so, che mi fa subito il 2 veloce e poi non lo so. Sì. E poi con torre F8 ci sono le minacce su F1 che fanno... Però l'idea di giocare a fiere per G6 scacco e poi giocare a fiere D3, secondo me è buona, no. Tanto minacciamo anche il cavallo G6. Sì, adesso va bene. Prima era un po' pavida. Pavida, la mossa adesso, pavida! Fiere... Cioè io c'ho una sfida in corso di Eco Zal da mezzo clamoroso. Vabbè, diciamo di tempo, vergogno di averla vinta. Bravissimo Gabriele, meritavi di vincere per la mia assurda svista, però purtroppo gli scacchi sono cattivi. Sono tutte esperienze, tanto c'ho una maglietta con scritto su tutte esperienze, proprio apposta. Vabbè, allora, io mi faccio una sfida con Eco Zal. Sì, intanto nel frattempo io leggo la chat. Allora, Brugiova ci dice Tal, Kasparov e Stockfish i tre più grandi talenti naturali. Adoro Ivanchuk, ci dice Enrico. Riccardo Suave, vabbè, io vado. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Edmond Dantes, Alekhine è una pippa. Ma come Alekhine è una pippa, ragazzi, dai. Beh, in effetti Alekhine è un po' una pippa, eh. Alekhine è stata una persona che ha lavorato così tanto che ha superato la tecnica di Capablanca, ragazzi. Cioè, calcola che voleva anche dargli la rivincita, ma poi è morto. Infatti si rispettavano tantissimo, sebbene poi in realtà... c'era quel mezzo astio, capito? Sì, facessero vedere quel rapporto un po' così. Tutti spoiler del video, comunque, che sto preparando, eh? Se chi conosce la storia penso che non... No, beh, scusami, è una serie TV questa e come tale va considerata. Talvolta. Qua ci dice una cosa molto interessante invece Balthazar Blake. Anche il gioco posizionale di Karpov era davvero eccellente. I gusti variano anche a seconda delle proprie preferenze come stile di gioco. E sono molto d'accordo su questa cosa qua. Il giocatore posizionale tenderà a mettere in rilievo lo stile posizionale di un Botvinnik, di un Fischer, oppure di un Petrosian, che sono nomi che sicuramente potrebbero entrare a far parte di una top 3. Mentre un giocatore più dinamico ovviamente tenderà a prendere in considerazione le combinazioni assurde di Tal, no? La complessità del suo gioco. Assolutamente d'accordo anch'io con questo concetto.
Un giocatore predisposto all'attacco facilmente preferire a Tal o Kasparov ad altri come Karpov. Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Se vogliamo parlare di... cioè, dobbiamo inserire anche la completezza tecnica di un giocatore. Uno dei giocatori della storia che più completo in assoluto di tutti quanti è stato proprio Spassky dei bei tempi, no? Mm-hmm. E anche... ce ne sono ma... tanti, è difficile dare una top 3, top 3 è difficile. Anche se restringi a quelli un po' più posizionali o... cioè, nel senso, tu non puoi dire questo è il giocatore più posizionale del mondo, no? Fai anche fatica. Certo. Allora, qui che ci spera. No, comunque sta colonna F è veramente bella, eh. Franchi, non lo sapevo che la stava a puntare, eh. E va bene, allora solamente per te, Franco. Ma io l'avrei dato su E6, su D6, scusami. No. Poi mangi in F7, insomma, io ci ho visto qualcosa. Ma mangio comunque in F7. Beh, da lei lo scambio, scusami. Alekhine, con le conoscenze che abbiamo oggi, probabilmente sarebbe stato anche più forte di Kasparov, Fischer e Carlsen, con quelle doti combinative e la capacità di eccellere in ogni fase del gioco. Sono quelle famose domande alle quali non avremo mai risposte, in realtà, no? La risposta migliore è: ma poi è morto. Cioè, ma dai, Franco, ma dai, Tetro, è vero, purtroppo. È Tetro che fa pena proprio. Ma come te, ragazzi, è morto. Allora, Alekhine secondo me è stato molto, 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 molto forte. Però una domanda del genere non saprei se... non credo sia possibile dare una risposta, no? Non possibile. Ma scusami, qua lui cosa fa? Mangia in D4? Magari. Cioè, lui alfiere per D4, tu cosa fai? Mangi la donna? No, mangio l'alfiere. È evidente. Ok. Perché di cosa vive... devo... io seguo la chat sempre, ragazzi, sì, mentre sì. Voi analizzate. Di cosa vive un ottimo giocatore, ad esempio Morozevic o altri, pur non essendo super campioni? Vive de scacchi, cioè simultanei, premi, il pane della pagnotta se la deve portare comunque a casa. Diciamo che i giocatori che hanno già smesso probabilmente o avevano un percorso di studio iniziato, quindi già comunque avevano un altro lavoro, oppure se erano dei professionisti, quindi facevano solamente scacchi, poi diventano i cosiddetti secondi degli altri campioni, quindi fanno parte di un team di assistenza al campione del mondo o all'eventuale sfidante o alla preparazione di altri professionisti, quindi comunque nella didattica trovano il loro posticino. Sì, sì. Dando anche lezioni, no? Con un grande maestro di quel livello là si prenderà perlomeno 100 euro l'ora. Quindi, beh, insomma, anche quindi più soldi, insomma, no? Come voglio dire? A mille soldi, comunque soldi. So soldi, bravo. Presente Maccio Capatonda, dai, chi non ha presente Maccio Capatonda? No. Quanto le serve? 66-67 euro. Franco, stiamo parlando. Non l'hai scoperto. Mangiamo tutto. Siete tanto astuti, perché è facile capire di dove è Franco se sapete cercare bene, però non sapete dove cercare. Cercate bene, ragazzi. Ma la cosa bella è che Alex pensa di sapere di dove sono. Nel senso... Chess. Mattino. Ma è matto, no? F7, no? Ok, bravo. Yes. Ok, c'ho la sfida di Mattia, se no voi volete fare un'altra sfida? Io non c'ho sfide, Riccardo. C'ho Mattia che mi ha sfidato da mezz'ora. Chi cazzo sei? Rick? Non lo so, Rick mi sembra falso. No! Mi è arrivato il gambetto Duras. Ma quindi tu sei quello del Lombardo Veneto? Che Duras poco, però Duras... Duras no, poco. Rick, mi sembra falso. Ciao Rick, come stai? Beh, il gambetto Duras noi lo giochiamo senza accettare il gambetto. Così. Guarda che bella questa. Vediamo quanto effettivamente Duras. Bravo Mattia, perché comunque è interessante questo gambetto. No. Come no? No, no, praticamente in una specie di Staunton rifiutato.
sì, boh, non lo conosco, però l'idea è quella di cambiare l'alfiere campo chiaro e poi gioco sulle case bianche. Una volta mi è capitato col bianco di giocarle in torneo, il nero mi giocò l'olandese, feci il gambetto Staunton che lo rifiutò, madonna le palate. Oh. Ma non puoi rifiutarlo, scusami. Quante botte che ha preso. Un candidato maestro era, però sui media. Uno dice, no, attenzione, perché con l'alfiere? È una bella intermedia, no? Ma tu dici, tanto è attaccato, che ci devo fare? L'avete mai visto il film Jumanji? Ma chi non l'ha mai visto? Il concetto è lo stesso. Franco, tu per esempio non hai visto Forrest Gump? Eh? Non hai visto Forrest Gump? Eh? Eh? No, Franco. No. Allora, io intanto vorrei ricordarti che c'è, nel senso. No. Il grande Forrest. Oh, comunque, donna di 7 arriva a cavallo B5 lampo, eh? Yeah. Lo stesso. Purtroppo sì. Yeah. Arroganza. Maledetta. Acchiappo. Questa è una punchline. Sì, ho capito chi sei. Sto lottando con le zanzare. Odra Chess, chi è Franco Odra Chess? Come? Sto morendo male. Mi sentite ancora? Come no, Franco, sì. Forte e cristallino. E chiavo. E forte e chiavo è bella, eh? Forte e chiavo. Occhio che qua. Chievo e chiavo. Belle... Grande squadra, Chievo. Che brutto quando me lo mangia pezzi così. È vero, eh? Spielman e Patrick ha giocato cavallo F7, però. Lo so, arriva. Prima di H6, però. E a volte sono magnani, ma a volte sono magnone. E che devo fare? Ci chiede Adriano, gli scacchi sono più un gioco di logica o di memoria? Beh, dipende comunque dal tuo stile di gioco, penso, no? Se dai più importanza di allenamento, anche... diventa un gioco di memoria. Se dai più importanza agli impianti posizionali, piani e quant'altro, è un gioco di logica. Se dai più importanza alla parte combinativa e tattica, sei un gioco di calcolo. Sì, di calcolo, comunque di creatività. Di calcolo. Chi conta meglio vince, dai. No, non è così, perché poi subentra anche l'aspetto psicologico. Donna per F6. Io speravo che tu dicessi subentra anche l'aspetto strategico, cioè la strategia non la caga mai nessuno. Come no? L'ho detto per seconda, no? Sì, ho capito, solo che ho detto... Cioè, quando uno dice chi calcola meglio vince, è per dire che gli scacchi sono solo tattica, no? È un detto comune. Ma è vero. Beh, ok, non solo. Abbastanza. Ma è abbastanza vero, però. Tu puoi giocare senza un piano strategico se vedi i tatticismi, ma prova a giocarti un piano strategico senza vederli. Ciao. E non lo dico io, lo dice Petrosian, e io sono stronzo, ma Petrosian è un po' meno. Cioè, nel senso, la strategia è un po' più filosofia. La tattica è il mondo reale che ti arriva in faccia, diciamoci il vero. Bisogna... Questo... Ok, è andata. Io ho un'altra sfida arrivata all'improvviso da Amedeo Sale. Ce l'hai ragazzi, anche tu? Io torno ad abbandonarvi. Spero che puoi accettare la mia sfida. Sono Amedeo Sale. Ah, ecco, certo, Amedeo. Come no? Eccola, E4 già giocata. Franco, stai andando? Ragazzi, come dicevo, io torno ad abbandonarvi. Spero che riusciate a concludere la live il meglio possibile. Vi saluto, Franco. Ci pitturiamo dopo. Noi, a dopo. Pitturiamoci dopo. Ci pitturiamo dopo. Intanto guarda sti pedoni come viaggiano. Sì. Uno schema che mi piace molto questo sulla carrocana. Gioco piazzo così. Ci saluta anche Riccardo Suave. Suavemente. Quindi... Però poi recupero tra i messaggi di Riccardo che praticamente spamma una parola e mette in bio. Parola invio. Ci saluta anche Massimo Bacilieri che è appena entrato. Buonasera, ci dice Marco. Ciao carissimo. Un grande anche lui, eh. Allora, questo è uno scacco a re. Io gioco questa, vediamo che succede. Forse è più interessante B4. Sì, però questa comunque cavallo D6 arriva, eh. E poi
qualcosa succede. Poi palate. Insomma, e poi cavallo per G6, cavallo per G6, cavallo per F7, adios. L'idea era ma no, anche fila 5 non c'è per lo scacco. No, gioco semplice, guarda, mangio la torre e poi vediamo. Ragazzo, grazie. Allora, Amedeo, in questa variante ti sconsiglio di giocare cavallo in E7, perché ogni volta che fai cavallo E7 il bianco ha cavallo B5 fastidiosa, poi perché cavallo D6 è forte, quindi ti consiglio di giocarla un po' diversamente. Però va bene, insomma, tutto qui c'ho pure H6 interessante. Sto da solo? No, stavo a seguire la linea, no? Vabbè, qua penso che... Io gioco ad H5, che può... Poi fa senza complicarsi la vita, insomma, no? Potevo mangiare la qualità, ma H5 forse guadagna qualcosa di più. Con idea che, vabbè, dovrà giocare, penso... L'idea è che mangio la torre invece della qualità. Perché cavallo G6 difendeva la torre. Va bene, questo ci può stare. Uno lui mangia lì, mi difendo lì. Allora io gioco questa. E non perdo. No, non perdo. No. Ma qui posso giocare un po' come voglio. Sì, bene. C'è torre H3, forse interessante. Sì, l'avevo pensata. Sì, è un'idea. È un'idea, vediamo anche tu cavallo D6. Ok, lui vuole mangiare qui a questo punto. C3 forse. Però okay. No, se perdi un pedone, ma per la colonna C e il re sta là. Interessante. E mo se vuole farlo. Cucù. Beh, giochiamo scacco. E c'hai cose belle. A serie di 3 penso dovrei giocarla o sì, cose simili. Comunque c'è una torre in più, posizione abbastanza tranquilla. Il re sta messo veramente molto male. Qui posso giocare anche cavallo D6 intermedia. Non... Cioè, accettando il cambio, dici tu? Sì, perché la fiere dà fastidio. Mi ha cimato, quindi forzi, no? No, gioco a fiere D3. Bello solido. Cavallo C5, interessante. Comunque... Cavallo C5 è domani, volendo. Vabbè, questa è una spista. Questa perché? È perché si è perso un pezzo. Ah, per fare il tragismo lì. Ma vabbè, io puoi arroccare, sta rapide, sì, no? Sì, bravo, grande socio! Cavallo di 6 e ciao. Ma anche questa semplicemente, alla fine non... Cavallo di 6 la prossima. Ci dice Adriano, scusate se vi scoccio con troppe domande, ma colgo l'occasione per farne un'ultima che riguarda me. Sono un ragazzo di 20 anni che ha scoperto la passione per gli scacchi troppo tardi. Secondo voi ho ancora del tempo per migliorare e diventare forte come voi un giorno? Guarda Adriano, io ho iniziato a giocare a scacchi a 16 anni. Se hai 20 anni non credo che 4 anni di differenza siano un'eternità, no? È vero che quell'età ogni anno pesa un po', no? Però non c'è problema, anche perché io e Marco, onestamente, Marco forse più di me, ma io, non è che io personalmente abbia un livello inarrivabile, cioè io a livello attuale ci sono arrivato negli ultimi 2 anni, se vogliamo, 2-3 anni, e ne ho 31 adesso, quindi diciamo non è mai troppo tardi, e faccio un lavoro, Marco lo sa, abbastanza sacrificato come ore di... e in generale come impegno, quindi non è che è moltissimo tempo, però ho tanta passione ed è quello il presupposto chiave, non l'età. Penso che fino a maestro ci possiamo arrivare tutti quanti, è questione di volerlo o meno. Sì. Assolutamente, non porti dei limiti. Gioca a scacchi, studia e non crearti tutti questi problemi.
ci dice Massimo, guarda, c'è anche il caso opposto. Io ho imparato a giocare a 8 anni sul manuale di Mariotti. Grandissimo. Ho momentaneamente dimenticato come si parla. Sul manuale di Mariotti, trovato sulle bancarelle, ma faccio ancora schifo. Beh, e poi, diciamo, nella vita ci abbiamo tutti quanti una sorta di classifica delle nostre priorità. Quando gli scacchi non occupano la prima posizione, ma manco possiamo pretendere di ottenere determinati risultati. Cioè, la gente ci arriva lavorando ai risultati, non perché c'ha il capriccio. Distinguiamo volontà dal capriccio. La voglia di raggiungere un risultato è quella cosa che ci fa nascere il desiderio di muoverci attivamente per raggiungere un qualcosa. Il capriccio è sta seduti a casa, fa altre cose e dire: no, io voglio da bravo a scacchi, giochi lampo, perdi e continui a giocare sempre le stesse cose. Quello è capriccio. Ecco, capriccio non si migliora. Sì, già, confermo. No, ragazzi, giocate a scacchi, se vi piace come gioco, allenatevi. L'unica cosa, non prendete troppo seriamente il gioco online. Cercatevi un circolo se volete, giocate a scacchi, studiate e fate qualche torneo. Adesso col Covid ok, però insomma fateli, perché vi fa molto crescere giocare a tavolino contro un avversario. Mi fa crescere tantissimo. A voglia, ma certo. Io mi ricordo i primi tornei che facevo, anche se giochicchiavo. Ma quando mi sedevo davanti a un avversario, la tensione mi si mangiava, non riuscivo a fare niente, diventavo di colpo cieco. Ho iniziato a fare dei progressi quando ho capito nei tornei che ogni tanto erano anche gli avversari che avevano timore di me, e quindi là ho preso un po' coraggio, no? E ho iniziato a giocare diversamente. Però ricordo quella sensazione e quel fastidio. Già. Bruciova. È come tutti gli skill game, biliardo, poker, scacchi, eccetera. O studi per ore e ore e ore e ore, oppure sei un talento e studi per ore e ore. O non studi nulla. È così, ragazzi. Bisogna studiare, bisogna darsi un obiettivo credibile e raggiungibile per crescere e migliorarsi. Confermo. Tutto, questo Gabriele gioca veramente bene, eh? Sì. Meno, meno. Marco, io non c'ho sfide. Tu ne hai ancora? No, anzi io penso che farò l'ultima sfida e poi per oggi penso chiuderò. Abbiamo dato, penso, no? Beh sì, siamo dalle 3:30 online, quindi... Ah, voglio approfittare prima di scordarmi per rispondere ancora ad Adriano, che nel commento precedente avevo citato. Non devi scusarti, perché non è che ci scocci, cioè noi stiamo qua, se dovevamo parlare io e Marco, lo chiamavo al cellulare e giocavamo io e lui in partita privata sul licenzio. Dal momento che siamo sul canale e stiamo parlando pubblicamente a tutti quanti voi, noi ci fa solo piacere che ci facciate delle domande, eccetera. Cioè il canale è stato aperto apposta, ragazzi. Sì, sì, siamo qui apposta, siamo gente come voi, ragazzi, siamo per ragazzi normali come voi, che ci piace la passione di giocare a scacchi, quindi... Non vi fate problemi. Utilizzateci come strumenti. Questo pensate che sarebbe utile. Non fatevi problemi di nessun tipo. Tu stai giocando, Marco? Sì, sto facendo l'ultima partita con Gabriele. Ok. Allora. Ok, qui facciamo questa. Si indiana, Marco? No, ho iniziato con la moderna, poi è diventata nest indiana facendo, però si è fatto fa un doppio in b3, visto cavallo c5 che attacca a b3. E quindi poi insomma questo cavallo f4 è anche fortissimo. Adesso provo a fare una cosa tipo h5, cose così. H4. Beh, io sono noto per mangiarmi tutto, Gabriele. Due secondi. Vabbè, tempo troppo poco. Va bene, non ho più sfide, quindi io penso che per oggi abbiamo. Io ce n'ho una, però immagino che oggi abbiamo dato, dai. Beh, ma se te la vuoi fare, fatela. Raga, l'ultima? Vai, vai, socio. Vai, Francesco Salla, 5 più 3, amichevole. Andiamo.
facciamo l'ultimissima di giornata e poi ragazzi ci vediamo la prossima live con le altre partite. Nel frattempo, se volete usare la chat per chiedere qualche cosa, approfittate, perché come detto, dopo di questa qua dobbiamo oggi purtroppo staccare. Si è fatta una certa questa io mangio tutto, no? Secondo me ha fatto un mouse slip, come si dice, slip mouse, voleva fare D6 e è partita D5, però si gioca questa qua pia. C'era un te questa storia non la sai, socio, ma una delle prime volte che mi sono affacciato a circolo qui a Latina, e il circolo stava dentro un praticamente un ristorante cinese, no? E c'è un aneddoto clamoroso che praticamente in questo ristorante cinese che c'era questi giocatori cinesi fortissimi, tra l'altro c'è stava un certo Zhang Tu, che erano due messi internazionali, no? E si presentarono con l'informatore, no? Formatore Yao Zhong 2005 e passa, no? E praticamente questi quando giocavano a scacchi, no? Le lampo, e praticamente a un certo punto giocavano veloci e iniziavano a fare pia 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 pia, iniziavano a guizzare a fare così. E no, pia 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 pia, e praticamente poi per noi è diventato pia, che quando prendi un pezzo fai pia pia, pia. Te lo vuoi pia, esatto, pia pia pia. Poi a un certo punto è arrivato ovviamente il nostro de turno, pia pia, te la pigli pure in quel posto, capito? Poi sono arrivati tutti questi colpi. Insomma, mi sono in mente sta scena di sto cinese veloce che muove tutte e due le mani con i pezzi e fa pia 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 pia. E da lì, insomma, è nato questo modo di dire pia pia pia. Pia pia. L'altro incredibile, due cinesi sconosciuti, a un certo punto in città così, due messi internazionali provenienti dalla Cina. Pazzesco. Quindi pia in cinese vuol dire pia in romanesco? Sì, esatto, più o meno, è quello è bello, perché quando uno... è quello il concetto. Però io penso sia solo un concetto blitz, eh. Pia, 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 pia. Allora, qua sono deciso sul da farsi. Dopo vorrebbe sbattere il cavallo in in E5, credo che dovrò reagire di conseguenza con alfiere F4. Che attappo momentaneamente la casa E5 e minaccio anche di sbattere un pezzo in C7. Sì. Se A6 è una mossa che è debole, perché comunque il pezzo in C7 arriva inevitabile, non serve cacciarlo il cavallo perché è un tempo perso, comunque vorrà andarci, no? Sì. Cavallo H5 anche non va bene, perché cambierò semplicemente in H5. C'è tante idee qui, eh? Anche l'idea di fare 5 tu e D6 aprire l'alfiere. Ci stanno tante idee. Le idee sono tante e svariegate. Torre in C8. Niente. C'è roba impresa. Torre in C8, pedone a 7 impresa. Sto pensando se cambiare prima le donne eventualmente. Le torri, cioè, scusate. Cambio, prendo. No, non posso, perché poi mi attacca il pezzo e poi come lo difendo? No, lo posso difendere, sì. Sì, lo posso difendere. Sì, sì. Allora, prendo prima qua e poi prendo qua. Tanto io, se mi attacca il cavallo me lo difenderò. Quindi pia in cinese vuol dire pia romanesco, esatto. Sì, sto leggendo la chat pure io. Vabbè, sta stretto il mio avversario. Due pedoni in meno, già un vantaggio abbastanza difficile. Il piano del bianco praticamente è diventato quello di cambiare i pezzi e vincersi il finale, comodo. Abbastanza, sì. Poi c'è un 2 contro 1 sul lato di donna.
2 contro 1 intendo sempre i due pedoni, 2 B2 contro B7, quindi la coppia degli alfieri è molto forte, accompagna con le rotelle, diciamo, quel pedone a donna. Fa un po' come Papino quando deve aiutare il bambino a attraversare la strada, no? Lo piglia dalla manina e ce lo accompagna piano piano. Sì, oppure la bicicletta con le rotelle, no? Visto con le tre rotelle, se non all'inizio non si andà... Ok. Donna in presa, mi si dispiace, no? Vabbè, ma non devi essere duro, devi mangiare la donna. Bisogna... Sì, ragazzi, così impari. Io così ho imparato a giocare a scacchi. Nessuno mi ha mai fatto rifare le mosse. E piano piano ho imparato tantissime cose. Partita breve. Se il nostro avversario si arrenderà, che si è disconnesso, quindi penso di sì. C'è un'altra sfida da Amedeo Sale che mi sfida a 3+0. Sì, pure a me mi ha sfidato, però. Vuoi farti la partita con Amedeo e poi chiudiamo? Sì, tanto questa penso che sia finita, anche se il nostro avversario si è disconnesso. Dai, sì, allora conviene fare l'ultima partita con Amedeo. Allora questa la abbandono, tanto non mi interessa. E andiamo a sfidare Amedeo. Perfetto. D4. In chat, ciao Marco, un saluto da Adri. Grande Skip, no vabbè ragazzi, questo è un mito. Ma pensa, questo ragazzo Adriano l'ho conosciuto forse 15 anni fa a dei giochi che si facevano online a quei tempi. Metin 2 ancora mi ricordo si chiamava, un gioco, un browser game. E ogni tanto è bello che dopo 15 anni ancora comunque ci sentiamo, e anche lui è un appassionato di scacchi e ci ha iniziato a seguire, quindi bravo Adriano, siamo in chiusura, altrimenti una partita me la sarei fatta, e però insomma tanto ci siamo sempre, quindi giocheremo le prossime volte. Questo me lo piglio, che è un alfiere, non si rifiuta mai, no? No, soprattutto quando poi fa la coppa degli alfieri. Qua giocavo B3, molto comodo, molto tranquillo, con l'idea di giocare alfiere B2. La coppa... E se gioca E5 per difendersi il pedone D4, guadagniamo la casa F5, ma in generale un po' di case bianche, no? Come anche la casa D5 e quant'altro. Ora, l'idea quale potrebbe essere? Sicuramente giocare qualcosa come torre 1 magari, per andare a giocare 3, una donna C2 forse, ma al momento non mi piace troppo per via di cavallo B4. Cavallo D2 forse è una scelta interessante. Sì, l'avevo pensata pure io, infatti può essere interessante per andare a scocciare sulla casa E4, no? Aspetto qualcosa come alfiere F5, esatto, e qui dobbiamo ragionare un po', perché la posizione è un po' delicata. Se il nero, che adesso ha un po' di vantaggio di spazio, riesce ad attivare bene i pezzi, me la vedo male. Come continuare qua? E credo con torre C1, semplicemente, con l'idea di giocare C5 e poi cavallo C4. Sì. Sì, sì. Guadagniamo questo spazietto, ce lo pigliamo. E adesso è evidente che non si può mai giocare B6 o cose del genere, perché la diagonale dell'alfiere campo chiaro diventa... Sì. Tra l'altro tu minacci anche un piano semplice con cavallo C4, cavallo in D6, che esatto, insomma ha il suo bel perché. Andiamo proprio a infastidire sulle case che abbiamo indebolito. Si chiama avanti. Altro piano interessante per il nero forse è portare una torre in D... e poi cercare di spingere un po' quel centro di pedoni, provocando anche D3 forse, no? Eccolo. E arriva subito, infatti. Però D3 deve stare attento, perché ti libera l'alfiere, ti fa fare 3, non lo so. Ah, questa addirittura, interessante. Beh, qua gioco F3, la mia idea. Allora, ci chiede Enrico Tobio, ma la vostra formazione deriva esclusivamente dalla pratica o anche da basi teoriche fatte sui libri? Ovviamente una non esclude l'altra. Oddio, personalmente
Io nella mia vita ho fatto molta pratica, cioè sono cresciuto giocando tantissimo a scacchi, facendo tantissimi tornei a tavolino, non tanto tornei a tempo lungo, ma tantissimi tornei semilampo a mezz'ora, i famosi tornei Wisp di una volta si chiamavano. E poi chiaramente più cresci più hai bisogno sempre di un libricino che ti aiuta, soprattutto a livello teorico, perché soprattutto oggi le cose sono molto cambiate, senza l'ausilio comunque di un motore che purtroppo, almeno a livello teorico, le prime mosse ti aiuta molto a non perdere subito. Però a me piace sempre, io ho una preparazione per quanto mi riguarda dovuta a tante partite giocate e poi un po' di libri letti. Oggi il mondo è cambiato. Una volta socio se giocava a scacchi e basta, a tavolino. Sì, sì, a voglia. Una volta birra, panino con la mortadella e se giocava a scacchi. Cioè, l'analisi al lume di candela proprio. Esatto, come i carbonari. Cioè, mi ricordo c'è stava il circolo, una volta il mio circolo, dovevi scavalcare un cancello per entrare con i cani che ti inseguivano. E veramente con l'unica lampadina accesa se giocava a scacchi con i maestri. Adesso okay, è tutto diverso. Penso... Oh, che ho sbagliato. Oh no? No. Sì, ho sbagliato. Perché? Sì, ho sbagliato, c'è Donna Bisè, non l'ho vista. Ah, caspita. E... niente, penso vabbè, che a breve qua mucchiamo, la rubiamo, dobbiamo rubarlo. È lunga qua la partita. C'è due torri, Due torri... ma c'ha un pezzo in più, lui. Vabbè, però con due torri puoi tranquillamente giocare. Possiamo truccheggiare, dici tu. Sì. Cavallo là, torre qua, forse. Non mi piace molto tutto questo, però niente. Un modo o un altro dovremmo fa. Non ho proprio idea. Buono, ci dà il pezzo. Questo lo cambiamo e poi andiamo a giocare così. Momento teso, ho perso per il tempo. Vabbè, tempo, bravo, quando si gioca bravo. 3-0 è così. Sempre meglio giocare 3 più 2 comunque. Almeno qualche secondo è sempre. Altrimenti poi alla fine c'è una bagarre che si gioca solo sul tempo. Non è più neanche scacchi in realtà. Va bene ragazzi, diamo un'occhiata alla chat. Ultimi messaggi, voglio leggerli così possiamo salutare tutti. Daniele Toscano, sarebbe bello anche un appuntamento annuale con tutti i ragazzi del canale. Magari una pizza durante uno dei tornei di Lazio Scacchi a Roma. Magari. È molto interessante, un raduno. Sì, sì. Molto interessante. Assolutamente. Molto interessante. Assolutamente, molto, moltissimo. Beh, una Adriano ci chiede invece, avete mai visto il film Pawn Sacrifice? Sì, l'abbiamo visto. O meno io l'ho visto. Marco non lo so. Io non ne sono sicuro se è quello lì. Ce l'ho, il film con del match di Fischer e Spassky, dove Tobey Maguire e Fischer. Ok, ho capito. Io l'ho visto, è un film che non mi è dispiaciuto rispetto a tanti altri film di scacchi. Non nego che però il ruolo di Fischer di Tobey Maguire non mi ha esaltato, perché secondo me fondamentalmente lui è un attore molto sopravvalutato. Avrei visto piuttosto un Nicolas Cage come Bobby Fischer. È una personalità più così. Bene. Ci saluta Stefano Marini, ciao a tutti, ci saluta Enrico, bella domenica, bravi e simpatici, buona grazie, cena. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Grazie a tutti per essere passati. Che siete passati, siete stati in nostra compagnia e abbiamo giocato, ci siamo divertiti. E niente, siamo sparati 4 ore di diretta, socio. 4 ore? È 3 ore e 53. Porca miseria. Ah, è vero, io oggi non avevo il contatore perché stavi streamando tu, quindi sì. E quindi niente. Beh, dai, ragazzi, tagliamo corto, sennò veramente qua non ce l'andiamo più, Che a domanda segue domanda, a saluto, a partita segue partita e noi dormiamo qua stanotte. Dai, comunque ragazzi, ci vediamo la settimana prossima vediamo... Franco mi è sembrato di aver capito che voleva pubblicare un video. Probabilmente pubblico anche io un video e poi ci vediamo con le prossime live, no? Quindi state sempre sul pezzo e sul canale.
e sfidateci e seguiteci ovviamente. Ragazzi, grazie a voi per la compagnia. Grazie. Un saluto ancora e a ciao. Presto. Ciao ragazzi.